Pronti col Perfetto. cenno. Buonasera a tutti, grazie commissari. Giustifico il ritardo del commissario Rugani e visto che la scorsa volta abbiamo concluso la trattazione delle osservazioni pertinenti al capo quarto del titolo secondo, articolo 32 bis, possiamo ricominciare dal titolo terzo. Articolo 33. Ora, se l'ufficio è già, insomma, in grado poi dopo di condividere la norma, intanto do la parola all'assessore per la trattazione delle osservazioni relative a questo primo articolo. Ma dovrebbe venire anche il Cinquini, eh? Dovrebbe collegarsi. Non me lo ricordo quali erano le date in cui doveva Sì, essere. dovrebbe collegarsi anche il Cinquini, però cominciamo. Ok, sì, cominciamo anche perché poi dopo c'è la sovrapposizione con la quarta commissione, Riccardo. Guardo un po' se ce la faccio a condividerlo lo schermo, perché sono da casa. Comunque andate pure avanti, io ci provo, eh. Allora, io intanto indico quali sono le osservazioni sull'articolo 33. Ecco Fabrizio, nel frattempo. Ok, ciao Ciao Fabrizio. Fabrizio, ok. Allora, ecco. Fabrizio, se puoi condividere l'articolo 33. Ecco, come anticipava il presidente, chiedo a Fabrizio se può andare sopra dove c'è il titolo del titolo numero 3, scusate il gioco di parole, eccolo qua. Come anticipava il presidente, qui siamo in un nuovo titolo della disciplina di piano che fa riferimento alla gestione degli insediamenti esistenti, attrezzature e servizi. Quindi questa è la parte che riguarda le attrezzature e i servizi. L'articolo 33 definisce, diciamo, è un articolo di carattere generale che definisce come si articola spazialmente questo tipo di disciplina e quindi i vari ambiti, diciamo, di cui si occupa questo tipo di disciplina. Che poi insomma, vediamo via via che scorriamo gli articoli. Per quello che riguarda le osservazioni presentate sull'articolo 33, c'è soltanto quella d'ufficio, e quindi conviene verificare direttamente sul testo. Vedete, c'è la correzione di un errore materiale di riferimento. Ad un articolo, cioè da 72 viene corretto 71. Ecco, poi c'è una precisazione, diciamo, importante, nel senso che il significato della norma era chiaro, ma è stato corretto esplicitarlo. E questa precisazione fa riferimento al meccanismo perequativo, cioè voi sapete che noi abbiamo previsto per gli interventi di nuova edificazione e anche per gli interventi di rigenerazione urbana o recupero particolarmente grossi, meccanismi appunto di perequazione o di compensazione urbanistica. Per cui a fronte di una capacità edificatoria importante si ha a favore del comune cessione bonaria di aree o in alcuni casi addirittura realizzazione di opere pubbliche. Qui si precisa che qualora sia prevista la cessione bonaria di un'area
nell'ambito di un'operazione appunto urbanistica e questa cessione non avvenga, i diritti edificatori che sono connessi a quella cessione vengono meno, perché ovviamente c'è un legame forte fra i diritti edificatori che il piano concede e le possibilità per il comune di avere opere pubbliche e di avere l'acquisizione al proprio patrimonio di spazi pubblici. Al punto, no, che l'amministrazione nell'avvio del procedimento ha individuato quali sono le scelte strategiche intorno alle quali poi con le manifestazioni di interesse i cittadini hanno fatto proposte appunto di carattere urbanistico e edilizio. Quindi qui si precisa questo concetto. Non so, Fabrizio, se vuoi aggiungere qualche cosa, Manola, visto che l'argomento ha una sua importanza. Le cose l'hai spiegate te. È una precisazione che serve, diciamo, a mettere un punto di chiarezza nel momento in cui si procedesse con l'esproprio di natura privata, altrimenti si potrebbe creare un'indeterminatezza di natura normativa di che se quelle aree rimangono edificabili oppure no. Ecco, nel caso della cessione monaria rimangono edificabili perché uno acquisisce il credito, nel caso in cui uno esiga indennità di esproprio decade la previsione. Okay. Un'osservazione proprio una scemata, ma visto che la commissione ovviamente lo consente nella correzione immediata, al parchi urbani e di qualificazione di insediamenti, comma 2, c'è un errore di battitura al parco archeurbano dell'Acquerella. Non so se è già stato corretto, ma insomma, se no correggetelo perché è proprio una battitura. Sopra primo capo, parchi urbani e di qualificazione. Eccolo lì. Con la Q così o con la C pure? Così. Ecco. Ok. Poi, Simone. Alberto. Scusa Alberto. Dicevo, lì dove è stata fatta la giunta si può prevedere, ipotesi, una monetizzazione di quello che è la somma del terreno, del valore del terreno da cedere sommato delle opere necessitanti per l'urbanizzazione? No, scusami, non ho capito proprio la domanda. Invece noi, il tema che si affronta è questo: se il comune decide di anticipare le norme e te privato mi dai il terreno e il comune fa le cose, mantieni la capacità edificatoria, no? Se per una qualsiasi ragione di interesse del privato avesse intendimento di indirizzare quel terreno, ancorché partecipando, è possibile? Io non ti do il terreno e non ti faccio le opere, ma ti monetizzo questa situazione. È possibile prevedere un'operazione così? A mio giudizio no, ma per due motivi. Uno è di carattere sostanziale, cioè noi abbiamo fatto alcune previsioni proprio perché vogliamo certe opere pubbliche e certe aree, e non per ragioni economiche, ma per ragioni legate a obiettivi di un certo tipo, che sono indicati in modo molto preciso nel piano. Cioè non è che noi vogliamo delle somme di denaro, noi vogliamo a volte, no, come comune, la proprietà di aree perché riteniamo che quelle aree ci servano a certi scopi. E poi forse c'è anche un aspetto formale, Alberto, che sarebbe uno stravolgimento dell'impianto complessivo del piano, e dubito che lo si possa fare in una fase di questo tipo. Però ecco, il punto principale è che se voi leggete il piano, soprattutto laddove c'è cessione delle aree, è perché noi vogliamo quelle aree per realizzare lì delle opere pubbliche, non altro. Non so, Presidente, si va avanti. Se non ci sono osservazioni, si può procedere col 34, sì. Allora,
Si possono spengere i microfoni Lucchesi e Stefano Polinelli che io sono rimbombo. Lucchesi l'ha spento, probabilmente Stefano non ci ha sentito, glielo diciamo, appena... Sì, se qualcuno dell'ufficio può contattarlo. Ok. Allora, articolo 34. Come vedete sul video, l'articolo 34 fa riferimento ai parchi urbani e l'individua. Area centrale della Versilia, parco archeo urbano dell'Acquarella, anche qui c'è il solito errore che ha messo in evidenza Jacopo prima, parco storico ambientale della Badia e parco ambientale attrezzato delle Semiglie. Sull'articolo 34 mi risulta, a parte l'osservazione d'ufficio, una sola osservazione, che è la numero 121 e che è stata tra l'altro accolta come proposta dell'ufficio. 121, allora, in realtà l'osservazione numero 121 come mai non l'hai ricordata? 121 qui? Ora ci arrivo, Riccardo. In realtà l'osservazione numero 121 è un'osservazione di carattere normativo, è quella che abbiamo visto l'altro giorno di Legambiente, cioè di carattere normativo e anche cartografico, nella quale, no, l'abbiamo vista proprio all'ultima riunione, ci hanno chiesto di introdurre una classificazione per le aree residue umide, retrodunali, litorane e lame costiere, per cui ritengo che questa osservazione, in realtà, anche se a me risultava, diciamo, far riferimento anche a questo articolo, però in realtà, diciamo così, fa riferimento soltanto a quelle aree che abbiamo visto l'altro giorno, cioè il Parco della Peschiera, poi Fabrizio e Manuela mi correggono nel caso, fa riferimento soltanto al Parco della Peschiera e a quell'area che abbiamo, insomma, di cui abbiamo parlato all'ultima commissione, che sta fra le attrezzature sportive che si affacciano lungo il viale Kennedy e l'Aurelia, quella parte dove ci sono, insomma, c'è quest'area umida. Quindi in realtà l'abbiamo già esaminata l'altro giorno, non fa riferimento, diciamo, ai parchi urbani in generale dell'articolo 34. Quindi mi risulterebbe soltanto su questo l'osservazione d'ufficio. Pronto? Simone, confermo che è indirettamente interessa in questo articolo, perché quelle che sono state individuate nell'articolo 32 bis vanno a sottrarre superficie al parco della centrale della Versilia, perché erano individuate tra la centrale. Quindi indirettamente incide su questo articolo, ma non in termini normativi, ma in termini, poi lo vedremo, cartografici, cioè quando lo andiamo a identificare. Una parte di quello che prima era parco urbano della Versilia, ora sono aree umide, relitte, eccetera, eccetera, come abbiamo visto l'articolo 32 bis. Ok, perfetto. Guardiamo le modifiche fatte, proposte d'ufficio. Vedete, c'è il solito riferimento all'attività edilizia libera, c'è il riferimento al fatto che anche in queste aree gli interventi pertinenziali dovranno essere disciplinati dal regolamento edilizio. E poi nel comma 6, qui casomai Fabrizio c'è un problema di numerazione, perché vedi c'è due volte il comma 6, in coerenza con quanto disciplinato al titolo primo del capo terzo delle presenti norme, fatte salve le destinazioni d'uso esistenti legittime, fino alla formazione del piano attuativo o del piano unitario convenzionato di cui al precedente comma 3,
non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Qui semplicemente si dice che se ci sono degli immobili in queste aree di parco, fuori da un piano complessivo che ci dica come attuare le previsioni inerenti ai parchi, non ci può essere mutamento di destinazione d'uso, che invece ci può essere laddove ci sia un piano complessivamente approvato nelle forme, insomma, di legge. Scusami Simone, ma questa qui è l'osservazione 287, vedo. Vediamo È quella dell'ufficio. e allora c'è un errore nei miei appunti, la andiamo a vedere. Hai ragione Fabrizio, hai ragione, scusa Riccardo. 287. A me però l'osservazione 287 non mi risulta fra quelle normative. Possiamo rivedere un attimo la nota? Fabrizio, la scorri un attimo. Allora, avrebbe ragione Riccardo, cioè o c'è un errore nella nota o bisogna riguardare un attimo. Allora, Sì, chiedo. l'avevo notato anch'io, me lo sono già appuntato, che c'è un errore perché tra l'altro l'osservazione citata non c'è nell'elenco, quindi questo è da ricontrollare, da farvi rivedere. Allora segniamocelo e ricontrolliamo per una delle prossime volte, perché insomma, al di là dell'ordine con cui stiamo esaminando le cose, va vista poi questa osservazione 287, ecco, insomma, qualsiasi Certo, va certo. vista. Volevo dire una cosa, Riccardo, ho contattato Stefano Paolinelli che non è al lavoro. Lui dice che non può dare lui questo rimbombo perché non ha microfono. Comunque adesso si disconnette da casa, si collega e si disconnette. Ma io lo sento ancora di nuovo. Qualche volta c'è, qualche volta Sì, si è no, ma non so. Ora comunque lui si disconnetterà, ecco. Forse sono Anzi, si è disconnesso, si è disconnesso. Scusate, temo che sia io che c'ho fuori dall'ufficio, c'ho uno che sta tagliando l'erba, maledetto. E quindi ho... Più che altro coraggioso con questo caldo. Allora, andiamo all'articolo 35. Come vedete, l'articolo 35 disciplina le aree cosiddette F1, cioè le aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati. Allora, sull'articolo 35 mi risultano le seguenti osservazioni. La numero 193, che però fa riferimento, l'abbiamo vista tante volte, alla necessità di precisare il termine esatto di superficie, eliminando calpestabile ed inserendovi l'aggettivo giusto. Poi abbiamo la 228 del Collegio dei Geometri, sull'articolo. Chiedo scusa un attimo. 35. Il Collegio dei Geometri dice: ai commi 2 e 3 sostituire il parametro della superficie calpestabile esistente con la superficie utile, quindi la vexata quaestio che ormai abbiamo visto più e più volte. Poi abbiamo l'osservazione 230, che è quella d'ufficio. E quindi poi vediamo il testo e poi abbiamo la 618. La 618 realtà la 618 pur facendo riferimento anche all'articolo 35
in realtà porta ad una modifica dell'articolo 40. Quindi io direi che la possiamo rivedere questa portando ad una modifica dell'articolo 40 in quel frangente. Qui non ha l'accoglimento che è totale, non ha implicato modifiche dell'articolo 35, che è citato ma non modificato. Quindi direi, Fabrizio, che possiamo scorrere la norma. Vedete, c'è la solita, il solito riferimento all'attività edilizia libera, il solito riferimento al fatto che gli interventi pertinenziali saranno disciplinati nel regolamento edilizio. Vi ricordo che anche in queste aree ci possono essere degli immobili. Questa è la ragione per la quale anche in queste aree si trova questo tipo di riferimenti. Sono aree a parco, a verde, ma dove ci possono essere degli immobili esistenti e quindi ci vuole una disciplina anche relativa agli stessi. Scorriamo, vedete la modifica della superficie, la solita modifica, basta, non c'è altro. Articolo 36 sono gli spazi e le attrezzature sportive. Sull'articolo 36 mi risultano presentate soltanto due osservazioni, la 193, che è quella solita dove ci chiedono di eliminare la parola calpestabile dalla superficie e metterci, diciamo, l'aggettivo giusto, e poi l'osservazione d'ufficio. Quindi sull'articolo 36 possiamo andare direttamente sul testo. Vedete le solite modifiche: il riferimento all'attività edilizia libera, il riferimento alla necessità che il regolamento edilizio disciplini gli interventi pertinenziali, la correzione in ordine alla definizione corretta di superficie. E poi non mi pare altro. Articolo 37. Articolo 37, le stesse due osservazioni di prima, l'eliminazione della parola calpestabile, osservazione 193, e l'osservazione d'ufficio, la 230. E quindi anche in questo caso possiamo andare a vedere direttamente sull'articolo le modifiche, che sono le solite. Vedete, il riferimento all'attività edilizia libera, il riferimento alla superficie edificabile, stop. Al comma 7, Simone, levate una E al dopo il 5. Comma 7 dell'articolo 38. Bravo, Fabrizio. Ok. Poi, articolo 38. Articolo 38, abbiamo la solita osservazione 193 che ci chiede di eliminare la parola calpestabile. Abbiamo l'osservazione dell'ufficio, e poi quindi la vedremo sul testo. Abbiamo l'osservazione 239 che dove sostanzialmente ci veniva chiesto di togliere da questa classificazione un immobile che è a Casoli e che una volta ospitava le Poste Italiane. Il cittadino ci dice: posto che questo immobile non è più utilizzato a quello scopo, non ha senso che lo classifichiate nell'articolo 38, perché l'articolo 38, se si può andare al titolo, Fabrizio, perché non l'ho detto, l'errore è mio. Vedete, disciplina le aree, gli spazi e le attrezzature di interesse collettivo. Quindi il cittadino dice: mi avete classificato così l'immobile, ma questo immobile, questo tipo di funzione non la svolge più. Questa è stata accolta,
mi risulta anche con una modifica normativa, oltre che cartografica, almeno è questo che mi risulta dal registro delle osservazioni, poi dopo la andiamo a vedere. Sicuramente è una modifica cartografica, poi vediamo se si traduce anche in una modifica. Simone, anche normativa, vedi, perché abbiamo comunque, in funzione di quell'osservazione lì, ammesso che il mutamento e estensione d'uso possa essere convenzionato nel caso di un intervento privato, vedi? Sì, perché vedete, la norma dice il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso. Mediante progetto di opera pubblica da convenzionare in caso di interventi di iniziativa privata, abbiamo aggiunto, sono anche ammesse altre categorie funzionali. Quindi l'osservazione ci ha dato lo spunto, diciamo così, da un lato di riflettere sulla norma e dall'altro lato appunto di affrontare in questo modo il problema che ci veniva posto dal cittadino. Quindi non mi ricordo, Fabrizio, questo poi lo rivedremo in sede cartografica, se abbiamo anche cambiato in questo caso la classificazione o no a livello cartografico. Sì, sì, sì. Ma in ogni caso è anche un miglioramento della norma, che non aveva previsto la possibilità che su questi beni, che possono essere anche privati, come in questo caso, ci possa essere un'iniziativa privata, e allora in quel caso c'è una convenzione con il comune che ne regola l'uso pubblico, e in questo quadro ci possono stare anche dei cambi di destinazione d'uso, vedete? Poi sempre sull'articolo 38 ci sono altre due osservazioni, la 539 e la 599. Allora, nella 539 si mette in evidenza che è particolarmente importante avere strutture ricettive legate all'accoglimento di varie esigenze di carattere sociale. In particolare c'è un riferimento alla fascia sociale della terza età, che ha necessità, no, di, diciamo tendenzialmente, di servizi di assistenza crescenti, grazie al fatto che, insomma, l'allungamento della vita negli anni c'è stato, e quindi però c'è tutta una fascia di popolazione rispetto alla quale i servizi di assistenza sono sempre più necessari. E quindi veniva messo in evidenza nell'osservazione che l'articolo 38 non prevede la trasformazione di strutture già presenti e potenzialmente adattabili a questo tipo di funzione. L'osservazione è stata parzialmente accolta con una modifica, però non dell'articolo 38, mi risulta, ma dell'appendice D. E quindi casomai vediamo l'appendice D. Io credo che l'appendice D sia quello che contiene la declinazione degli usi possibili nelle varie destinazioni d'uso di carattere generale. Immagino che noi si sia messo che fra le attrezzature di interesse pubblico ci possono anche essere strutture ricettive legate alla terza età. Immagino che questa sia la soluzione che abbiamo dato. Forse, Fabrizio, conviene andarci subito. Posso chiedere una cosa io? Sì? Ma questo cambio d'uso, sì, per le fasce della terza età benissimo, ma non sarà mica anche legato ad un cambio d'uso nell'accoglienza degli immigrati? È una domanda la mia. Non capisco, nel senso che no, ma ti dico, qui semplicemente la richiesta è di questo tipo, cioè ora poi andiamo a vedere l'appendice. Io chiedo se facendo la modifica automaticamente si entra anche in quel campo, ecco, volevo sapere questa cosa. Andiamo, no, a semmai è il contrario, Simone, no?
già in questo momento si è ammesso, cioè un centro di accoglienza per i migranti è un'attrezzatura pubblica a tutti gli effetti, quindi è una destinazione d'uso ammessa. Sì, ma infatti, esiste... io in questo senso non capivo la domanda, nel senso che Riccardo... Ma io non ho capito come quello che ha detto Cinquini, scusa. Cioè le attrezzature pubbliche, andiamo all'allegato D, almeno lo vediamo bene, andiamo all'allegato D, Fabrizio. Le attrezzature pubbliche sono tutte quelle attrezzature, Riccardo, che, diciamo così, consentono, no? O al pubblico o al privato che però lavora in campi di interesse pubblico, pensa a tutto il mondo del volontariato sociale, di svolgere funzioni di interesse pubblico. Questa è la legge che lo prevede. Vedi, nella categoria dei servizi c'è, vedi, ci sono i servizi, gli impianti, le strutture e le attrezzature di interesse comune, amministrative, istituzionali, religiose, di culto, pubblici servizi, poste, attrezzature culturali, attrezzature sociali. Cioè la legge chiaramente ti dice, no, che cosa sono le attrezzature pubbliche, quelle attraverso le quali tu svolgi servizi pubblici o di interesse pubblico. Semplicemente con l'osservazione è stato introdotto, ci dovrebbe essere in giallo da qualche parte, il fatto che se non c'è in giallo allora è un errore, diciamo, grafico, perché risulta introdotto con questa osservazione, oppure magari era già chiaro e noi accogliamo l'osservazione perché era già chiaro, non lo so, questo lo verifichiamo, ma insomma il senso dell'osservazione era: oltre a questo elenco di servizi pubblici, metteteci anche i servizi rivolti alla terza età, tra i servizi che possono rientrare nelle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, che sono quelle che stiamo esaminando ora all'articolo in esame. Questo dice l'osservazione, non è che dice altro. Poi, già oggi la legge consente, se un bene è destinato, no, ad attrezzature pubbliche, di farne un uso di vario tipo di carattere pubblico, quindi non è che in questo senso, capito Riccardo, non ci sono novità. Un bene dove si fa un servizio rivolto alle persone immigrate è un bene che ha una destinazione ad attrezzatura pubblica, non è commerciale, non è industriale, non è residenziale, non è commercio all'ingrosso, è attrezzatura pubblica. Ho capito, ma qui lo chiede per le strutture ricettive. No, qui chiede la possibilità per la terza età di svolgere servizi e funzioni anche di accoglienza per la terza età in questo tipo di attrezzature. E noi abbiamo detto di sì. Ora non so se Fabrizio... Posso leggere l'osservazione? Sì? Si chiede per le strutture ricettive nell'area a monte della via Aurelia a Lido di ammettere trasformazioni. Quindi per le strutture ricettive. Abbiamo modificato l'allegato D, andiamo a vedere l'allegato D. Scusate, era identica a quell'osservazione che non si riusciva a discutere l'altra volta sulle strutture ricettive, in cui si ammetteva appunto che le strutture ricettive potessero essere anche, si poteva buttare la destinazione d'uso. Antonella Ventolini forse si ricorda anche se è la stessa osservazione oppure no, ma credo di sì. È il motivo per cui si era introdotto quel comma quando abbiamo visto le strutture ricettive. Ma io ho qualche dubbio. Allora andiamo a vedere l'appendice D, scusate. Abbiamo modificato l'appendice D, andiamola a vedere. Scorriamolo. Eccolo qui, secondo me è questo punto qui, che l'abbiamo già discusso l'altra volta. No, più sopra. Fabrizio, più sopra. Credo, ora andiamo a vedere. Più sopra, cioè, fermo lì. Il mutamento di destinazione d'uso in commerciale... No, questa è un'altra cosa. Possiamo vedere le note almeno... Oh, guarda, 530... Scusate, Eccola qua, 539. No, se ti sposti, Fabrizio, torna sotto. Nota 241.
in fondo alla prima pagina dell'appendice. Eccola lì. 242, vedete? Modifica introdotta in esito alla controdeduzione all'osservazione 539. È sostanzialmente il fatto, vedi Riccardo, che il mutamento di destinazione d'uso era già previsto in direzionale di servizio per le strutture ricettive, ma era equiparato al residenziale, cioè ci voleva, nel caso l'attività alberghiera non sia più in essere, una cessazione da almeno 6 anni. Invece, a seguito dell'accoglimento dell'osservazione, abbiamo favorito questo cambio d'uso equiparandolo al mutamento di destinazione d'uso in commercio al dettaglio, e cioè bastano 4 anni di cessazione dell'uso alberghiero. Per cui, se io ho un albergo dismesso da 6 anni, il cambio d'uso, cioè per farlo in residenziale mi ci vogliono almeno 6 anni. Se io invece voglio fare dei cambi d'uso diversi, cioè commerciale al dettaglio e direzionale di servizio, mi bastano 4 anni. Vedi, abbiamo cancellato direzionale di servizio da cima e l'abbiamo portato sotto per favorire questo tipo di attività. Questa è l'osservazione che è stata accolta. Dopodiché, nell'allegato che abbiamo visto prima, è già precisato che tutta una serie di funzioni di carattere assistenziale e sociale fanno parte del direzionale di servizio, ma lì c'era già scritto, ecco, non so se ora è più chiaro il tema. Quindi, in accoglimento di questa osservazione, è stato favorito il cambio d'uso delle strutture alberghiere dismesse in direzionale di servizio. Bastano 4 anni, diciamo, da quando l'albergo ha chiuso, invece che i 6 di cui all'originario testo adottato. Questa è la novità, perché il cambio d'uso è già possibile in direzionale di servizio, qui l'abbiamo agevolato. Ok? E poi l'altra osservazione è la 599. Ma qui sostanzialmente veniva chiesto di assimilare gli edifici del centro storico agli edifici F4 e cioè ad edifici che possono avere funzioni miste. Puoi fare un esempio? Qui non ho capito. No, scusa, l'ho spiegata male io, Riccardo, ti chiedo scusa. Allora, quindi tutto è questo, l'osservante dice, sono io che l'ho spiegata male, chiedo scusa, l'osservante dice, nelle aree intorno al centro storico ci sono varie attrezzature pubbliche, posto che, diciamo, va favorita una pluralità di funzioni, ponetevi il problema di favorire che nelle aree classificate F, cioè attrezzature pubbliche, ci possano essere varie funzioni. Sostanzialmente noi diciamo, ma la normativa F4 consente già una pluralità di destinazioni d'uso, per cui diciamo, l'osservazione non viene accolta, nel senso che, se ricostruisco bene la sintesi, più di queste funzioni rispetto ad un edificio che è classificato F non si può immaginare di prospettarle, ecco, salvo che poi quell'edificio non sia classificato male, ma questo allora è un problema di natura cartografica. Ora, forse andando sul testo della norma, Fabrizio, lo possiamo anche capire meglio. È saltata la norma. Fabrizio, non vediamo la norma, ecco.
La norma in realtà ha le stesse modifiche delle altre attrezzature, salvo appunto questa precisazione che è ammesso il convenzionamento nel caso di natura privata, eh? Perché vale anche Vedete, il contratto. a proposito di quest'ultima osservazione, la 599, vedete, sono ammesse, vedete, leggiamola almeno, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso, mediante progetto di opera pubblica da convenzionare in caso di interventi di iniziativa privata, sono anche ammesse altre categorie funzionali, con esclusione di quella residenziale, commerciale all'ingrosso e commerciale al dettaglio, limitatamente alle medie strutture di vendita alimentari. Quindi qui si dice, se io ho un bene che ha Scusi la Simone, classificazione, finisco, finisco, bella. fammi, bella domanda, fammi finire, se io ho un bene che è classificato come attrezzatura, il mutamento di destinazione d'uso di quel bene lo posso fare con una convenzione con il comune, fermo restando che alcune destinazioni d'uso sono incompatibili col fatto che un bene sia un'attrezzatura di interesse pubblico, e cioè, a nostro giudizio, il residenziale, l'edilizia residenziale privata, il commerciale all'ingrosso e le medie strutture di vendita alimentari. Il resto delle funzioni in un bene classificato attrezzatura di interesse pubblico sono ammissibili nell'ambito di una convenzione, di un progetto relativo a quel bene. Questo è il senso della norma. Di pure, Riccardo. Sì, no, avevo visto che questa osservazione qui era stata, questa modifica qui era stata recepita con l'osservazione di prima la 239, cioè la Esatto. 599 c'entra perché lui chiede la residenziale che non è ammessa. E se lui chiede la residenziale, esatto, il motivo del non accoglimento è quello, perché per il resto, come vedi, una serie di funzioni sono ammesse. Controllo anch'io, così per chiarezza verso la commissione. Sì, esattamente. Lui dice da consentite varie funzioni, fra cui quella residenziale. La risposta è non accolta perché varie funzioni sono già consentite, però quella residenziale no, perché questi sono edifici classificati come attrezzatura. Sì, esatto, e questo è il motivo del non accoglimento. Se non avesse indicato la destinazione d'uso residenziale, probabilmente era accolta o parzialmente accolta. Allora. Se non ci sono domande, si va al 39. Sull'articolo 39 non mi risultano osservazioni, neanche quella d'ufficio. Controlliamo se ci sono modifiche o no. Confermo, non ci sono. Poi articolo 40. L'articolo 40 disciplina la passeggiata e gli spazi pubblici che si affacciano sul mare. Allora, sull'articolo 40. A parte quella d'ufficio, c'è un'unica osservazione che abbiamo già visto prima, che è la 618. Infatti era quella che avevamo anticipato prima, andava vista nell'articolo 40. Ora, se siete d'accordo, per diciamo semplicità di esposizione, l'andrei a vedere sul testo questa modifica. Si fa prima, secondo me è più chiaro. Eccola qua, la 138. Vedete qui come si è fatto sostanzialmente per l'articolo precedente, si precisa che anche qui ci può essere, per i beni che fanno parte di questa fascia così classificata, ci possono essere progetti privati, cioè un'iniziativa privata, che poi viene convenzionata con il comune. Quindi vedete, è una
è una previsione uguale sostanzialmente a quella che abbiamo già fatto in altre situazioni simili. Infatti l'osservante nella mia sulla 137 nel mio testo piano operativo, perché mi dici 138, Simone? Perché guardando lo schermo che ha condiviso Fabrizio, vedi, cioè la 137 fa riferimento al comma 5, la 138 fa riferimento a... Io ho 136, 137, io 138 non ce l'ho sulla mia. Non ce l'hai? No, no, ma probabilmente il problema qual è? Che la numerazione delle osservazioni entra in automatico con Word, quindi probabilmente vuol dire che nel corso dell'istruttoria abbiamo introdotto da qualche parte due note perché o mancavano, perché ci siamo accorti che andavano aggiunte, quindi scorrono tutte in automatico, capito? Quello che la cosa importante è che sia il collegamento che c'è fra il numero della nota, cioè fra la nota in questione e la notazione dell'osservazione, che anche se scorre rimane invece corretto. Sì, ti torna Riccardo che al di là che a te ti risulti 137, sì, questa modifica è collegata all'osservazione 618? Sì. Quindi probabilmente è accaduto quello che ha detto Fabrizio, abbiamo inserito qualcosa prima di correzione e il numero è andato giù. Ok, l'osservazione metteva proprio in evidenza questo, che in questa fascia c'era un immobile abbandonato e che quindi era necessario in questo ambito territoriale definire delle destinazioni d'uso legittime e delle categorie funzionali di intervento ammissibili, insomma, non era, era un cittadino che ci faceva presente di essere proprietario di un bene in assenza, no, di una disciplina che gli consentisse a lui un'iniziativa, e invece con l'accoglimento dell'osservazione, che infatti è accolta totalmente, ci può essere l'iniziativa privata. Poi possiamo andare all'articolo 41. Dove non mi risultano osservazioni. Non ci sono osservazioni al 41 e neanche al 42. Così come non mi risultano a tutti gli altri articoli fino al 45. Confermo. Allora, 45. Se lo puoi mettere a video, Fabrizio, l'articolo 45. Siamo entrati nell'area agricola, nel territorio rurale. Quindi adesso siamo fuori dal territorio urbanizzato e siamo nel territorio rurale. L'articolo 45 è l'articolo, chiamiamolo, introduttivo della disciplina, perché, vedete, classifica variamente il territorio rurale in vari ambiti, che poi via via ritroviamo disciplinati. Le aree agricole e forestali sono le aree E, disciplinate poi E1, E2, E3, E4, E5, E6, le vediamo via via. Poi abbiamo i parchi e i siti di valenza naturalistico, ambientale e paesaggistica, in particolare il Parco regionale delle Alpi Aquane, i parchi fluviali, e le aree verdi che creano discontinuità, varchi inedificati e che sono intorno agli specchi d'acqua e che costituiscono aree umide. E poi abbiamo sempre nel territorio rurale gli impianti di carattere storico e di carattere recente, gli insediamenti di carattere storico e di carattere recente. Sull'articolo 45 le osservazioni che risultano presentate sono la 604 e la 605. Allora, la prima non è stata accolta perché comportava, era una richiesta che comportava un impegno di suolo inedificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato. In particolare
si chiedeva la possibilità di svolgere aree di agricampeggio con bungalow o villegno, e quindi si fa presente che diciamo, siccome siamo a pianificare, c'è una richiesta di pianificazione, diciamo, di nuova edificazione che riguarda il territorio rurale, questa implicherebbe una modifica al piano strutturale, e quindi qui siamo in sede di piano operativo e una modifica al piano strutturale non può essere fatta. Invece l'osservazione 605 è stata parzialmente accolta. Scusa Simone, ma la 604 dove si trova l'osservazione? Che area è? La 604? Sì, questa qui che dicevi ora, che è sopra i 400 metri, dov'è quest'area qui? Si può sapere più o meno? Ma mi risulta dal registro località Campo all'Orzo. Ah. C'è scritto nel registro. Ah, no, non l'ho visto. Vedi Riccardo, ubicazione, è una colonnina stretta ma c'è. La vedi? Nel registro, delle osservazioni. No, io non la vedo. Ah, sì, l'ho vista, scusa, hai ragione, l'ho vista. Ok. Simone, perdonami, sì. Ma la 604 e la 605 sono la stessa osservazione ripetuta due volte. Perché una non accolta e una parzialmente accolta? È lo stesso testo. E allora, questo lo chiediamo all'ufficio. Chiediamo all'ufficio di verificarlo, eh? Va bene? Peraltro la 605, dove c'è scritto parzialmente accolta, in realtà non c'è modifiche normative, almeno stando alla sintesi, cioè si fa semplicemente riferimento al fatto che una serie di possibilità il PO le prevede già. Cioè, questa è un'osservazione tipo quelle del secondo punto dell'osservazione, per esempio, di tutte e due. Esatto. Cioè, qui mi sembra che ci sia e che sia un'osservazione molto articolata, no? Dove da un lato si chiedono, diciamo, cose che implicherebbero una modifica al piano strutturale, e dall'altro lato invece si chiedono possibilità, no, di intervento, di riuso, di riqualificazione che il PO ammette. Quindi probabilmente nella 604, immagino io, è stata puntata l'attenzione sulla parte, diciamo, non accoglibile. Invece sulla 605 si è puntato di più l'attenzione sul fatto che una serie di cose sono già previste. Sì, ma è molto simile, ma in realtà i punti sono diversi. Perché la 604 nel punto 1... si chiede, essendo proprietari di varie realtà immobiliari della zona e per favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente, di modificare il PO prevedendo nelle aree individuate in allegato sia permessa, oltre all'attività rurale tradizionale, anche l'attività collaterale di ricettività turistica tramite recupero e uso degli edifici. Mentre il punto 1 della 605 si chiede per tali motivi la modifica del PO inserendo una norma che sulle aree individuate in allegato, fa un elenco, e comunque nelle aree al di sopra di 600 metri si possa, oltre l'attività rurale tradizionale, anche in modo collaterale, aggiuntivo e non principale, la ricettività turistica per il recupero e uso degli edifici esistenti. Cioè, da una parte manda proprio una planimetria dove dice io voglio, nella 604 allego una planimetria dove dice io voglio realizzare un'attività agroturistica in questa zona, mentre la 605 ha una forma più generale. E le norme, infatti, bisogna vedere come sono classificati questi edifici, ma secondo in quale condizioni ammettono il mutamento di destinazione d'uso, che è la risposta che è stata data nell'istruttoria. Ok, quindi il concetto resta che laddove c'è l'individuazione di un'area inedificata e si chiede la possibilità di edificare lì, questo implicherebbe una variante al piano strutturale.
e sembra che la 604 sia appunto un'osservazione con una planimetria legata in questo senso, mentre la 605 è più un ragionamento generale di riuso del patrimonio e in questo senso è parzialmente accolta perché il PO ammette varie possibilità di riuso. Ok, allora andiamo avanti. Però, in definitiva però Simone, però allora nel senso generale l'accogli parzialmente, però come si entra nello specifico dopo però non gliel'accogli più. Nel la differenza, Michela, siccome siamo nel territorio rurale, no? E la legge prevede, lo ricordo a tutti, nel territorio rurale la legge prevede un divieto insuperabile che è quello di nuova edilizia residenziale, ok? La legge dice nel territorio rurale nuova edilizia residenziale, eccezione fatta per l'edilizia residenziale pubblica, non è possibile. Poi prevede la legge che un altro tipo di invece nuova edificazione nel territorio rurale possa essere fatta, quindi con una destinazione d'uso non residenziale, ma solo, diciamo, copianificando gli interventi. Tant'è che, come vi ricorderete, no, quando si è fatto il piano strutturale, molti interventi nel territorio rurale li abbiamo previsti lì, copianificandoli con la regione toscana. Quindi, quando si parla del patrimonio edilizio esistente, diciamo, i criteri normativi di riferimento sono alcuni e ci lasciano un pochino più liberi di decidere, non liberissimi, ma un po' più liberi di decidere. Quando si parla di nuova edificazione del territorio rurale, sostanzialmente o la si prevede nel piano strutturale e non residenziale, oppure nel piano operativo non si può prevedere niente. Allora Manola spiegava che la 604 è più un'osservazione su quest'ultimo punto, perché hanno proprio individuato un'area in edificio. Un'area, vogliono fare una struttura ricettiva. Mentre la 605 riguarda di più il patrimonio edilizio esistente, e quindi l'ufficio ha detto occhio che sul patrimonio edilizio esistente anche in queste aree, insomma, le possibilità di recupero e di riutilizzazione dei beni ci sono. Questo è... Mi sembrava anche nella 604 che parlassero del riuso del patrimonio edilizio esistente, eh? Essendo proprietari di varie realtà immobiliari nella zona, e riuso del patrimonio edilizio esistente, dicevano, no? Il recupero di edifici ora classificati, cioè mi sembrava che parlassero di patrimonio esistente anche nella 604. Sì, però vedi, loro dicono, siccome siamo... Individuate, vedi che nella 604 al punto 1 ti dice nelle aree individuate in allegato, ora se volete si può guardare anche la singola osservazione, non è che... Cioè, questi volevano fare, diciamo, una struttura ricettivo, turistico, ricettiva, in un'area ben individuata. Volevo dire una cosa, Michela, non è che non sia ammessa, però per poterlo fare bisogna fare una procedura che sarebbe di variante al piano strutturale, variante al piano operativo e quindi conferenza di copianificazione e così via. Allo stato attuale, diciamo, non è accolta, infatti la motivazione dice che per l'accoglimento necessiterebbe della variante al piano strutturale e il piano operativo. Tra l'altro, guardate, io ho fatto una proposta. Dice anche che si rileva, tuttavia, che la proposta riveste almeno in termini generali contenuti coerenti con gli obiettivi di governo del territorio del PS. Volevo dire una cosa. Essere valutata. Leggete. Capito? Volevo dire una cosa a Michela e agli altri commissari su questo aspetto che sottolineava la Manola Bonari da ultimo. Questa è una richiesta che ha fatto l'assessore, cioè io ho chiesto all'ufficio di indicare in questi casi, cioè quando il motivo per cui non si accoglie l'osservazione è di carattere formale, cioè perché non possiamo in questo procedimento, di indicare in ogni caso se ci sia o meno una coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione. Perché? Perché questo tipo di situazioni, Michela, nasce dal fatto che alcuni cittadini, no, hanno fatto delle proposte nella fase del piano operativo e non l'hanno fatte nella fase del piano strutturale. Se magari l'avessero fatte nella fase del piano strutturale, noi l'avremmo accolte. Allora a me premeva segnalarlo quando l'osservazione è positiva, non può essere accolta ma è positiva, perché non questa amministrazione, non credo che ce la faremo, ma l'amministrazione che verrà
potrà anche riprenderle in mano una serie di proposte attraverso una variante al piano strutturale e al piano operativo. Cioè, questo tipo di risposta è: ci dispiace, in questa fase non possiamo accogliertela, però la valutazione che diamo è positiva, per cui te lo diciamo sin d'ora che è positiva, perché nulla vieta in un procedimento dove c'è anche la variante del piano strutturale di riprenderla in considerazione. Diciamo, è un modo attraverso il quale noi affidiamo a chi verrà il compito di riprendere in mano alcune proposte e valutarle in un procedimento che consenta di valutarle. Quindi gli possiamo lasciare una porticina aperta in questa maniera. Esattamente. Diciamo. Esattamente. E questo mi sembra che possa essere una cosa... L'espressione si rileva tuttavia che la proposta riveste in termini generali contenuti coerenti con gli obiettivi di governo del territorio del piano strutturale e potrà essere valutata con un'apposita e puntuale proposta di variante contestuale al piano strutturale e al piano operativo. Ok? Quindi si dice: ci dispiace, in questa fase non la possiamo accogliere perché implicherebbe una variante al piano strutturale, noi stiamo facendo il piano operativo, ma siccome una proposta positiva si potrà valutare in un nuovo procedimento dove si fa una variante sia al piano strutturale sia al piano operativo. Che tra l'altro è l'unica via possibile anche per superare il doppio livello di pianificazione, no? È la questione che ci casca addosso del fatto che ora ci accorgiamo magari dell'impossibilità di procedere perché abbiamo immaginato le previsioni in un certo modo quando abbiamo fatto il piano strutturale. Ma guardate, questo è il problema del doppio livello. Se l'azione fosse già stata presentata nel piano strutturale, a me mi sembra proprio di sì, però ora non vorrei dire una cosa che sbaglio, mi sembra di averla vista, poi magari mi sbaglio. È un'altra, Riccardo, perché era molto simile, quindi il piano strutturale, sì, andare a fare un piano strutturale da fino avanti, insomma, non è che è un... Non è che lo rifai, ma è una variante, il piano strutturale c'è. Scusate se intervengo, provo a spiegarlo meglio, perché sennò appunto si crea l'equivoco che è un po' come se facessimo una supercazzola, scusate, mettetemi il termine, no? Alla risposta dell'osservazione. Allora, bisogna essere chiari su una cosa, perché anche alcune osservazioni del piano strutturale avevano la stessa, più o meno identica risposta, non accolta ancorché coerente con gli obiettivi. C'erano, no? Effettivamente confermo che erano... Perché? Perché siccome le osservazioni arrivano dopo la conferenza di copianificazione, cioè dopo che sono state copianificate con la regione e con la provincia le previsioni, per poter accogliere quell'osservazione sarebbe stato necessario risvolgere nuovamente la conferenza di copianificazione e riadottare il piano strutturale. E allora abbiamo detto: siccome queste sono previsioni che possono essere risolte con cosiddette varianti puntuali, e mi spiego meglio, esiste una fattispecie, nella nostra legislazione, che è quella della variante contestuale al piano strutturale, al piano operativo, mediante pratica sua, no? Quindi proprio per le funzioni tipo il turistico ricettivo, l'artigianale, cioè tutte quelle che sono funzioni produttive, laddove il singolo interessato volesse proporre, faccio un esempio, appunto un'area di sosta attrezzata, ma anche, che so io, un campo sportivo, di qualche funzione una diversa dall'altra, può farla con una contestuale variante di piano strutturale e piano operativo che copianifica in un colpo solo sia la modifica al piano strutturale al piano operativo, proprio perché esiste questa fattispecie di variante sua. E quello che noi abbiamo semplicemente aggiunto, come abbiamo aggiunto già nel piano strutturale, che ci sono alcune che non perseguono gli obiettivi del piano strutturale e quindi, come dire, non interessano a prescindere l'amministrazione, e altre che potrebbero perseguire, fatto salvo, sapete, tutto il problema della verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica. Quindi questo è il caso, per cui, e vi assicuro che di varianti SUAP ve ne sono tantissime, perché ormai è una pratica abbastanza diffusa. Laddove ci fosse l'interessato che, ritenendo, nel momento in cui il comune dice: guarda, gli obiettivi sono dentro il piano strutturale, però devi fare una variante che peraltro appunto richiede spesso anche adempimenti di natura tecnica, cioè di verifica di conformità paesaggistica ambientale, che non è giusto che se ne sobbarchi il comune, no? Perché ha un costo anche di natura professionale, ok?
lo può fare il privato e lo fa in un colpo solo, cioè con contestuale variante al piano strutturale e al piano operativo. Ecco, questa è una precisazione importante perché non è appunto una presa di giro, no? Cioè sei coerente ma non ti approviamo. Cioè, sei coerente negli obiettivi, ma siccome non mi dai gli strumenti in questo momento per verificare la compatibilità ambientale, la fattibilità geologica, la fattibilità idraulica, la compatibilità paesaggistica, dovrei fare tutto un procedimento solo per te, noi ti diciamo ci interessa, ma devi farlo con le tue forze. Ecco, questo è il concetto, ok? Fabrizio, però con un'ulteriore precisazione, che mentre quando abbiamo fatto il piano strutturale, correggimi se sbaglio, mentre quando abbiamo fatto il piano strutturale, il problema era che noi non avevamo elementi sufficienti per riaprire la conferenza di copianificazione, perché la regione ci si parlò e ci disse chiaramente che non poteva bastare un'osservazione per valutare una proposta di copianificazione, ci volevano tutti quegli approfondimenti di cui parli te. Adesso che stiamo facendo il piano operativo, il problema è anche un altro, che non c'è possibilità di modifica del piano strutturale. Cioè, qui siamo in un procedimento dove si modifica solo il piano operativo. E quindi, anche Confermo. se ci fossero tutti quegli approfondimenti che non ci sono, in ogni caso in questo procedimento non si può, ritorna. E confermo esattamente così. È una concatenazione come diceva Jacopo, del doppio livello della pianificazione. Però, ripeto, la variante mediante procedura sua ha il vantaggio che modifica tutti e due gli strumenti qualora ritenuta coerente dalla regione, dalla soprintendenza e dalla provincia. Modifica tutti e due gli strumenti. È carico che è un procedimento di cui si fa carico il privato, e non il comune. E nulla vieta al comune poi di fare una variante lui e chiedere intorno a quel procedimento, no, quegli approfondimenti di cui parlava Fabrizio. Cioè gli strumenti possono essere tanti, ci può essere l'iniziativa privata, ci può anche essere l'iniziativa rispetto a dei temi come può essere la valorizzazione, no, delle aree cosiddette interne, ci può essere anche un'iniziativa del comune, no, che dice ai cittadini: la faccio io la variante, però datemi gli elementi, no, di approfondimento per poterla fare. Sì, comunque la trovo limitativa, l'osservazione che ha fatto Cinquini, perché se ogni cittadino si mette a fare una pratica sua, poi non ci si leva più le mani, poi diventa un problema grosso. Qui va fatta a livello di variante, secondo il mio punto di vista, e a livello di variante non è una passeggiata, richiede del tempo, non è che gli si dà una risposta. Se questo la presenta ora un'osservazione e si fa la modifica alla prossima amministrazione discorrendo, può essere presa in considerazione fra qualche anno, quindi praticamente non ha nemmeno più voglia di farlo, questo albergo, questa struttura ricettiva. Ho Riccardo, però tieni conto di una cosa, ci sono una serie di funzioni, capito, attrezzature l'ho capito bene. anche pubbliche, no? In cui è chiaro che anche l'amministrazione potrebbe avere interesse in ogni momento, una volta approvato il piano, a dover tornare sopra delle previsioni che poi si rende necessario correggerle. Quindi quello che ti diceva Fabrizio è uno strumento aggiuntivo alle varianti che comunque, insomma, Ho sono capito, sì, ho capito, ho capito d'altra bene. parte la disciplina è fatta così, anche cosa Sì, dice. ma io perché ho sollevato questa questione? Perché io me la ricordo questa, più o meno questa osservazione qui, era anche nel piano strutturale, poi per una serie di cose, forse era già stata fatta, come ha detto, la copianificazione e si è ritenuta non tenerle in considerazione. Va bene, per l'amor di Dio, ok. Un'area Problema, Riccardo. aggiuntiva, Riccardo, è un'area in più, capito? È un'altra area. Sì, ho capito. Allora, non ci sono altre osservazioni su questo articolo. Non so se ci sono delle modifiche sull'articolo che abbiamo appena analizzato. Guardiamolo un attimo, Fabrizio. Scusate, Commissione, vorrei mettervi a conoscenza di un errore che ho rintracciato. All'articolo 43, dove non ci sono osservazioni, viene citato il piano, l'articolo 43 riguarda gli impianti di telecomunicazioni e radiofonia, G3, e viene citata la delibera con cui noi abbiamo adottato il programma degli impianti. Ma ora Però l'abbiamo in approvato. realtà nel frattempo l'abbiamo approvato. Quindi
questa delibera qui è quella dell'adozione, mentre in realtà andrebbe citata l'approvazione. Io però questa l'ho dimenticata nell'osservazione d'ufficio e quindi non so come si può aggiornare. Se voi siete d'accordo di correggerla direttamente, e se no si farà con un emendamento. Io propongo di correggerla, se siamo d'accordo non ci sono motivi ostativi. Cambia solo il numero e la data, perché è la data di approvazione, non me l'era accorta, mi scuso. Allora, però c'è un problema formale, secondo me, nel senso che se la delibera col quale il Consiglio Comunale ha approvato il piano è successiva all'adozione, non può essere una correzione di un errore, perché era corretto in sede di adozione metterci la 61 del 2018. Quindi, casomai, può essere un emendamento che propone la Commissione e che viene votato dalla Commissione. Va bene. Allora lo facciamo come emendamento, Fabrizio. Se invece l'adozione del piano, te la mando su WhatsApp il numero. L'adozione è precedente all'approvazione. E quindi non l'adozione sì, ma l'approvazione sì, è vero, ha ragione Simone, è dopo, sì, è vero. Va bene, basta ricordarselo e formularlo. Allora, tornando all'articolo che stavamo guardando, che è il 45, non mi pare ci siano modifiche testuali, giusto? Controlliamo. Corriamolo. No. Ok. Articolo 46. Qui ci sono varie osservazioni. Allora, intanto inquadriamolo l'articolo 46. L'articolo 46 riguarda la classificazione dell'edificato nel territorio rurale. Andiamo a vedere le osservazioni. Allora, la prima osservazione che mi risulta è la numero 36. Io come mai non mi ce la trovo riportata come osservazione all'articolo 4? Ma neanche io non la trovo, Simone. Neanche io c'è qualcosa che non mi torna. E vedo viene modificato un altro articolo. Se andate a vedere l'articolo 46 non ha modifiche, infatti. Infatti. Allora, è parzialmente accolta, ma si modifica il 48. E allora, l'ufficio che mi ha mandato una griglia informale, che non è consegnata alla commissione perché è informale, non è un atto ufficiale, mi segnala la serie. Non c'è il 89, Simone, scusami. Scusa, ma Simone, sì. Io temo che facendo l'intersezione in termini digitali, geografici, questo articolo qui ti viene, siccome è la definizione di edificato storico, edificato recente, e poi però ha le sue norme successive nel 47, tutto quelle che sono modifiche al 47, al 48 te le ritrovi anche con modifiche al 45. Capito? Sì, è il fenomeno che abbiamo già visto, cioè l'ufficio, esatto, le volte che l'articolo viene anche solo citato me lo segnala, quindi esatto, che siccome il 46 riguarda tutto il territorio rurale, è citato il 47, infatti, ha ragione. Allora, perché però è definitorio, perché il 45 è definitorio, vedi? È solo il 45, anche il 46 è definitorio, perché ti dice solo che gli edifici sono divisi in quelli storici, allora, in quelli recenti. Facciamo in questo modo, siccome evidentemente le osservazioni che ho io segnate poi riguardano gli articoli più di dettaglio, se nel 46 non ci sono modifiche, lo possiamo scorrere e andare avanti. Infatti il 46 non ha modifiche, vedete? Ok, perfetto. Il 47 ha modifiche? Guardiamo un po'. Che voglia. Sì, il 47. Allora, cominciamo dal 47.
L'articolo 47 riguarda gli edifici nel territorio rurale di impianto storico, argomento insomma molto importante. Allora, sull'articolo 47, mi risulta una marea di osservazioni. Quindi qui ci vuole molta pazienza. 47 allora, 48, faccio una precisazione così aiuti nel frattempo, così fa anche una ricerca. È chiaro che qui ci sono tantissime previsioni, perché questi sono, questi due articoli, tutti gli edifici nelle aree agricole, indipendentemente dalle zone, no? Quindi qualsiasi osservazione che riguarda aspetti normativi di edifici in area agricola chiede modifiche o dell'articolo 47 o dell'articolo 48. Quindi qui è chiaro che ci avremo decine e decine di osservazioni. Sì, allora, la 33 è citata, ma in realtà è una modifica, mi sembra, cartografica. Esatto. Poi, io ve le dico per come le trovo, ma via via vi dico anche perché non vanno viste. Allora, noi siamo all'articolo, lo metti a video, scusa Fabrizio, un attimo. 47. Ok, perfetto. Allora, osservazione 35. È citato l'articolo, ma in realtà la modifica riguarda l'articolo 53 e quindi poi la vediamo in quella sede. Osservazione 46. In realtà è citato l'articolo, ma è una modifica di carattere cartografico. Poi, osservazione 59. In realtà riguarda l'articolo 48 e non l'articolo 47. Quindi è citato, ma non è riferimento, non c'è riferimento all'articolo. 127. Riguarda un problema di resede, per cui in realtà l'articolo 47 è citato, ma la disciplina riguarda la resede. Poi, osservazione 173. Sostanzialmente è citato l'articolo 47, ma qui si chiede a partire da un rudere la possibilità di realizzare un'abitazione e qui si dice che sul rudere c'è una normativa specifica che è quella che abbiamo già visto in altri contesti e che abbiamo già discusso in precedenti commissioni. La 193. È il riferimento alla necessità di sostituire l'aggettivo calpestabile con gli aggettivi appropriati, è quella che abbiamo visto diverse volte. La 217. Qui è in realtà citato l'articolo, ma la richiesta è la modifica della cartografia della regione toscana
che come sapete non è modificabile, ma che come sapete non influisce sulla disciplina del piano operativo, perché se un edificio, ancorché non inserito nella cartografia della regione toscana, si trova davvero e legittimamente collocato in una certa zona, si applica la disciplina della zona di riferimento, a prescindere dalla sua rappresentazione sulla cartografia della regione toscana. Poi, 228 è l'osservazione del Collegio dei Geometri, che ci dice. Al comma 2 dell'articolo 47, ovviamente, al comma 2 inserire l'articolo 79 e sostituire all'articolo 49 l'articolo 48, sostituire come parametro la superficie utile, oltre accessori, cancine, cantine, eccetera, inserire l'altezza massima di 7,50 metri, inserire anche qui sempre il parametro della superficie utile in caso di sostituzione edilizia. E al comma 8 per gli edifici sparsi o di recente formazione non classificati, ammettere tutti gli interventi edilizi disciplinati per le altre categorie di edifici. Ora, per valutare poi questa osservazione, bisogna andare sul testo, perché appunto ci sono tutta una serie di richieste di modifica di riferimenti, di inserimento dell'altezza. L'inserimento che è stato fatto della superficie, di una superficie che fosse diversa da quella edificabile, la precisazione sulla cantina, che l'abbiamo già fatta in un articolo di carattere generale, insomma, poi questo tipo di osservazione la possiamo apprezzare meglio nel testo. 230 è quella d'ufficio, quindi poi la vedremo nel testo. Scusa Simone, una cosa, vabbè, io l'articolo, questa qui, De Geometri che chiede la sostituzione, ma se ne parla dopo, non ho capito bene. La vediamo dopo nel testo. Ok. Va bene? Poi, scusate, torno. Poi, perché nel frattempo informo la commissione che ho aperto un file aggiornato del lavoro, diciamo, che l'ufficio mi ha, insomma, mi ha consegnato per rendere più agevole l'illustrazione, che non vi viene consegnato solo perché non è ufficiale e serve a me per illustrarvi, diciamo, le osservazioni. E qui l'ufficio, in questo file nuovo che nel frattempo ho aperto, mi ha indicato quando, diciamo, gli articoli sono soltanto citati, ma poi non sono oggetto dell'osservazione, e quando invece lo sono. Quindi adesso, con questo nuovo lavoro che ho aperto ora, si fa prima. Nel senso che da ora in poi le osservazioni che vi cito sono proprio quelle che riguardano l'articolo in termini di oggetto e non semplicemente perché è citato nell'osservazione. Allora, quindi osservazione 474. Punto 2 dell'osservazione. Si dice all'articolo 47, disposizioni per l'edificato sparso, si fa erroneamente riferimento all'articolo 49. E invece l'articolo 47 tratta chiaramente del patrimonio costituito dagli edifici sparsi o isolati di recente formazione e si deve quindi palesemente fare riferimento all'articolo 48. E per gli stessi motivi, dice l'osservante, ci sembra incongruo limitare l'intervento alle prime case,
dato il mutamento delle necessità abitative e la crescente richiesta di mobilità della vita contemporanea. Rimanendo invece nelle disposizioni che riguardano la prima casa, è necessario rendere applicabili anche nell'assetto rurale la realizzazione delle opere di addizione volumetrica di natura pertinenziale sembrerebbe ragionevole, dice l'osservante, diminuire il periodo di durata dell'obbligo di mantenere la residenza nella casa frutto del cambio d'uso da 15 anni a 10 anni, se non addirittura a 5. Simone, ho perso il numero dell'osservazione. La 474. Sostanzialmente l'osservante ci dice: c'è un riferimento sbagliato all'articolo 49 che andrebbe sostituito con un riferimento all'articolo 48. Vanno favoriti gli interventi pertinenziali. Andrebbe favorito il cambio d'uso a prescindere dalla prima casa, comunque sia, rimanendo anche solo alla prima casa, diciamo così, la durata della convenzione, che prevede un obbligo di residenza per 15 anni, è troppo lunga, andrebbe ridotta almeno a 10, se non addirittura a 5 anni. Questa osservazione è parzialmente accolta, poi in che termini l'abbiamo parzialmente accolta lo si vede soltanto guardando il testo e quindi poi i temi che ha sollevato, diciamo, il cittadino possono essere ridiscussi quando guardiamo il testo. Poi 488. In realtà la 488, secondo me, qui c'è un errore negli appunti che ho, riguarda una questione di errata classificazione di P4 invece che P2, quindi insomma non riguarda modifiche normative. Poi 503. Scusa, ma neanche quel punto 4 di questa osservazione qui? No, non riguarda l'articolo in esame, Riccardo, no. Qui c'è un riferimento sbagliato negli appunti che ho. 503. Si dice la norma adottata all'articolo 47 prevede la possibilità di ampliamento della superficie calpestabile nel limite del 20% di quella esistente. Si fa riferimento a un magazzino artigianale, quindi ad un edificio con una destinazione non agricola, inserito in territorio però rurale. Il cittadino chiede di portare tale limite almeno al 30%. E spiega, insomma, che si tratta di, insomma, dare più possibilità a questo tipo di edifici di potersi adeguare alle necessità del caso. Questa osservazione è stata accolta. Quindi poi vedremo che l'articolo 47 è stato modificato in questo senso, perché questa è integralmente accolta, insomma, almeno nella proposta che l'ufficio fa. Poi 543. Scusa Simone, scusa un attimo, il magazzino ha detto è in zona rurale? Siamo nella zona rurale, eh? Quindi un magazzino nella zona rurale avete dato possibilità d'ampliamento? Un magazzino in zona rurale che aveva già una possibilità di ampliamento del 20%, la porteremmo al 30%.
si discute, cioè la proposta di ufficio. E invece prima invece edifici in zona rurale non avete dato la possibilità di farci, di recuperarli e farci attività. No. Cioè, come si agevola e si dà per agevolare tutto quanto? Scusami, è una modifica normativa, quindi riguarda tutti gli edifici, al di là che il cittadino ti ponga, no, un problema suo, ma questa modifica riguarda tutti gli edifici dell'articolo 47 che si chiamano specializzati con funzioni non agricole. Quindi lui fa riferimento al suo magazzino ad uso artigianale, ma diciamo la norma riguarda tutti gli edifici classificati, specializzati con funzioni non agricole. Il cittadino chiede di portare la possibilità di ampliamento dal 20 al 30 al 30%. Ora poi fa, magari e Fabrizio contro, e io sono d'accordo, però ecco, ti volevo dire che questo venire incontro, e bisogna farlo qui come bisogna farlo da altre parti, come forse bisognava averlo fatto prima sull'altra norma, secondo me, eh? Lo dicevo così tanto per dire la mia, via. Ma tu fai riferimento a quella che non abbiamo potuto valutare positivamente per via del piano strutturale? Sì, a quell'osservazione. Quella però c'è un limite tecnico, non c'è un problema di volontà politica. Invece qui, siccome è la disciplina degli edifici esistenti, non abbiamo problemi col piano strutturale, capito Michele? Non è che è un problema di altra natura. 543. Allora, si chiede di modificare l'articolo 47, si chiede di inserire quanto contenuto nelle NTA del regolamento urbanistico all'articolo 36 per facilitare chi decide di stabilire la propria prima casa e vivere tutto l'anno nelle colline di Camaiore, mantenendo in ordine il territorio e attive le coltivazioni sostanzialmente. È parzialmente accolta, nel senso che una disciplina, no, sulla prima casa c'è, che è quella poi oggetto anche di quell'altra osservazione, il numero di anni della convenzione, eccetera. Quindi poi quando andiamo sul testo la vediamo e la ragioniamo. 545. Qui si dice di favorire gli interventi di sostituzione edilizia per favorire il recupero sostanzialmente di vari manufatti che possono essere anche appunto insomma con caratteristiche di degrado, e invece il recupero dei manufatti esistenti insomma anche attraverso interventi di sostituzione edilizia può essere positivo anche nel territorio rurale. Risulta accolta l'osservazione, e quindi poi andiamo poi a vedere nel testo che cosa è stato scritto. A me non ne risultano altre, quindi a questo punto guardiamo, e così poi ci soffermiamo anche sulle osservazioni che abbiamo esaminato, il testo. Scusa Simone, come mai in questa pagina qui non c'è l'ubicazione? Ah sì, eccola qui, scusatemi, non l'avevo vista, non avevo visto la pagina, scusatemi, l'ho trovata. Allora, questa è la prima modifica non rilevante, cioè sempre in riferimento all'attività edilizia libera. Il riferimento solito al fatto che gli interventi pertinenziali li definirà il regolamento edilizio, sempre in riferimento all'attività edilizia libera. La correzione è una delle osservazioni che ci erano state fatte, di riferimento al 49, che invece va corretto col 48.
il solito riferimento all'attività edilizia libera, il solito riferimento alla disciplina degli interventi pertinenziali nel regolamento edilizio, questa richiesta che ci aveva fatto il Collegio dei Geometri di precisare qual è l'altezza nel caso degli interventi che portano alla ricostruzione dell'immobile. Noi abbiamo precisato, come chiesto dal Collegio, che l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 1,7 m, salvo quella esistente se più alta. Avanti. Il riferimento alla superficie edificabile. La precisazione sul fatto che le addizioni volumetriche si fanno sull'edificio principale, in riferimento all'attività edilizia libera. Anche qui per gli edifici a destinazione commerciale al dettaglio, il riferimento al fatto che l'altezza massima è 7,50 o quella più alta sia sentita. Qui sugli edifici, appunto, torna un attimo su Fabrizio per far capire bene la commissione, sugli edifici a destinazione commerciale al dettaglio, quindi stiamo parlando dei negozi al dettaglio, quei pochi negozi al dettaglio che ci sono nel territorio rurale, pochi insomma, non come nel territorio urbanizzato, ma insomma un fenomeno importante, no? da incentivare anche dal punto di vista della capacità di resistenza, no? E di qualità che offrono i nostri territori interni. Vedete, in accoglimento dell'osservazione che abbiamo visto prima, si inserisce anche la possibilità della sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico, e si propone che per gli edifici con destinazione commerciale al dettaglio l'incremento volumetrico sia del 25% al massimo. E qui però, secondo me, lo dico all'ufficio, l'edificio calpestabile è giusto, è un errore, va corretto immediatamente. Questo lo possiamo correggere anche senza sentire il segretario, perché è chiaro, è tutto in edificio, è tutto in superficie edificata. Poi la solita precisazione sul fatto che non sono ammesse, cioè le iniezioni volumetriche si fanno sull'edificio principale, ovviamente, non sulle pertinenze. Andiamo giù. Fabrizio, ma sei sicuro che è un errore quello che hai corretto? Perché ci sarà fatto un ragionamento proprio per favorire le attività produttive. A me sembra di ricordare. Ma non è calpestabile, Manola. No, calpestabile... Fa riferimento al punto di sopra, quindi è edificabile, vedi? Mm-hmm. Sì, un errore quello lì. Andiamo giù. Questi sono gli edifici che hanno nel territorio rurale destinazione turistico ricettiva. Anche qui è stata precisata l'altezza massima in caso di ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Andiamo avanti, la solita correzione superficie edificabile in riferimento all'attività edilizia libera. Qui siamo negli edifici che hanno destinazione industriale, artigianale e commerciale all'ingrosso. Anche qui la modifica sull'altezza perché non c'era, in riferimento alla superficie edificabile. La precisazione che le addizioni volumetriche si fanno sull'edificio principale, poi gli edifici che hanno destinazione d'uso direzionale di servizio, e qui c'è riferimento all'edilizia libera. Poi andiamo avanti, ecco, edifici con funzioni non agricole. Qui magari Fabrizio e Manola può essere utile spiegarlo alla commissione, perché abbiamo visto una serie di categorie d'uso, no? Commerciale, artigianale. Vedete, invece qui comprendono edifici e aree con funzioni specialistiche che presentano una particolare complessità ed articolazione distributiva e localizzativa, che sono tendenzialmente contrastanti con il contesto agricolo entro cui sono ubicati,
in qualche caso hanno anche fenomeni di degrado. Quindi, se ricordo bene, sono edifici tendenzialmente un pochino più importanti e più articolati di altri che sono stati classificati in altro modo. Fabrizio e Manola, non so se volete... Sì, hanno e sono identificati in cartografia, mentre gli altri non hanno l'identificazione perché la destinazione gli deriva dal titolo, quindi nel piano operativo delle carte sono indistintamente con la stessa caratterizzazione grafica, questi hanno proprio un perimetro, sono localizzati anche perché ne esiste una prima ricognizione del piano strutturale che richiede poi al piano operativo di identificarli in dettaglio, no? E anche integrarli. Quindi hanno tutti un perimetro ben preciso, tant'è che qui non vale neanche la reserve dei 30 metri, perché qui ognuno di loro ha la sua reserve perfettamente identificata in cartografia. Ok, le prime modifiche sono quelle sempre che si fanno da tutte le parti. Ecco, questa è la modifica che accennavamo prima, cioè il fatto che si passerebbe dal 20% al 30% come possibilità di addizione volumetrica. Ci sembrerebbe, ecco, che dare un'addizione volumetrica maggiore possa favorire dei processi di riqualificazione, nel senso che comunque sono appunto edifici ben individuati che hanno bisogno di essere riqualificati, sono importanti magari anche dal punto di vista della grandezza, ecco. A dargli una mano può essere un'occasione di riqualificazione. Poi finito. Abbiamo finito. Ora, in realtà, la disciplina sulla prima casa, la possiamo scorrere, Fabrizio, un attimo? Il 47, scusa. Quello che abbiamo appena visto. Questa. Sì. Ma non c'è la prima casa qui, perché appunto, nel caso di mutare volevo far vedere, questa la commissione, cioè la questione prima casa, vedete, non è nel 47, eh? Quindi questo è per dire che quella, diciamo, prescinde, diciamo, dal 47, e magari ne parliamo quando, insomma, ci si torna negli accenni che vengono fatti nel territorio rurale, perché ne abbiamo già parlato negli articoli generali all'inizio del piano. Quindi era per far vedere ai commissari che nel 47 il tema, diciamo, della prima casa non è toccato. Poi, articolo... No, 47... avevamo chiesto prima i geometri, il collegio dei geometri, chiedeva di inserire al comma 2, inserire articolo 79. L'abbiamo corretto, visto, mi pare. No, ma no, non l'ho visto. Il comma 2, articolo 79, non l'ho visto, mi è saltato, scusate. Cioè, abbiamo corretto quello che c'era da correggere, ora vediamo. Sì, ecco, ma volevo sapere come mai questo l'abbiamo recepito al comma 2, inserire articolo 79, o no? Allora, abbiamo recepito di inserire il 48, vedi? Sì, ora, quella è una prima cosa. E se il 70, siccome queste sono proprio questioni tecniche, Riccardo, se non è stato inserito riferimento al 79, o è un errore nostro o è un errore loro. Ora lo controlliamo. No, infatti, no, lo volevo controllare, non volevo dire se è un errore mio, per capirlo, perché non ho capito cosa volevano inserire. Ecco. Scusate, ma io temo che il 79 a cui si riferisce il Collegio dei Geometri è il 79, non delle nostre norme, ma della legge. La legge regionale. Certo, ma volevo capire a che si riferiva e se è stato recepito. Ma non va, cioè è recepito a prescindere, perché il 79 dice di stabilire di volta in volta e caso per caso gli interventi ammissibili rispetto a un plafond che indica la legge, no? Quindi non occorre richiamare il 79, perché il 79 da dice i piani operativi devono individuare per tutti gli edifici gli interventi ammissibili sulla base di questo elenco, no? E quindi qui noi di volta in volta elenco per elenco li indichiamo, non c'è da richiamarlo il 79, perché se richiamassimo il 79 in automatico vorremmo dire che noi ammetteremmo tutti gli interventi che ammette il 79, invece qui caso per caso diciamo quali sì e quali no, ok? Ok. Ok. Allora, a questo punto passiamo all'articolo 48, giusto?
Allora, sull'articolo 48, le osservazioni che hanno direttamente ad oggetto la norma sono la numero 36, Simone, sì. Simone, ho fatto casino con il telefono. Volevo dire una cosa importante, secondo me, che l'articolo 47, da quello che dicevi, mi ridiventa importante, secondo me, quando si va a parlare per il discorso della prima casa, quando si va a parlare poi delle classificazioni. Perché il discorso dell'1 e il 2, quando si guarderà le modifiche cartografiche, sarà quello poi che ci permetterà di vedere poi accettate o no le prime abitazioni, le persone che poi si ritroveranno queste classificazioni dall'1 al 2, che poi si vedranno parecchie osservazioni che sono state fatte, sono quelle che poi ci permetteranno di dire sì, lì ci potrei fare una prima casa o no. Io credo che poi sia l'articolo 47 poi che sarà importante. Per questa cosa qui, eh. Non lo Sì. so se mi sbaglio, insomma, credo che poi ecco sia questo il punto preciso di queste osservazioni. Ecco, la classificazione degli edifici tra pregio architettonico e interesse ambientale. Poi li vedremo poi nelle cartografiche quando Sì. vedremo quelli. Ecco, ma Sì, credo tornerà questo articolo fuori. è così. L'articolo 47 è quello che appunto parla già degli edifici di impianto storico. Negli edifici di impianto storico ci sono, come dici te, di uno e i due. I due sono quelli che permettono anche l'ampliamento, oltre che il cambio d'uso, e quindi è vero, questa è una sua rilevanza. È così come dici tu. Lo vedremo poi, appunto, diciamo, la questione poi si sposta sulla classificazione, nel senso che si tratta Ecco, di poi. modificare come sono stati classificati gli edifici rispetto alle osservazioni che ci sono state fatte. Provo a ripeterlo perché quello che dice Michela è importante in modo tale che uno capisce anche tutta l'articolo, la concatenazione, no? Il mutamento di destinazione d'uso degli edifici rurali è l'articolo che discuteremo ora, che è questo successivo, il 48, che in effetti richiama la classificazione degli edifici, perché tutti gli edifici storici, quindi che siano 1, 2 o R, possono mutare di destinazione d'uso senza nessuna condizione, fatte salve le categorie di intervento che noi abbiamo messo, perché è chiaro che l'edificio storico ha, uno ha solo alcune categorie e il 2 ha anche l'ampliamento, eccetera, eccetera. No? Quindi è chiaro che se hai 2 hai molte più possibilità di recupero, se sei 1 ce l'hai solo nel caso in cui hai già una certa dimensione, no? Altrimenti il recupero diventa difficile. Dopodiché, poi però, anche gli edifici recenti possono mutare, è qui che si innesca anche il meccanismo prima casa, mutano solo, ma non possono in questo caso ampliare, perché noi gli chiediamo la sostituzione edilizia, la legge gli impedisce di farlo con la sostituzione edilizia, possono mutare con la modalità prima casa secondo quello che noi abbiamo disciplinato proprio l'articolo 48. Quindi è questo le cose da avere presente. Gli storici mutano sempre se hanno le condizioni e in alcuni casi, soprattutto i due, possono anche ampliare. I recenti mutano senza poter ampliare, quindi solo se hanno le dimensioni già preordinate per poter mutare di destinazione d'uso. Ok? Questo è il meccanismo. Cioè, quindi la prima casa è addirittura nello storico non occorre essere prima casa, cioè gli storici possono mutare destinazione d'uso senza prima casa, poi eventualmente acquisiscono il bonus prima casa, cioè i 15 metri quadrati aggiuntivi, oltre a quelli che gli diamo come coso 2, perché favoriamo il più possibile il recupero dell'edificio storico, sia che tu lo faccia in forma libera o sia che tu lo faccia come prima casa, che addirittura c'è il bonus edilizio, mentre sui recenti è esattamente il contrario, cioè bisogna, se questo è ammesso, a parte che c'è tutta una serie di limitazioni previste dalla legge, ma qualora tu abbia già le dimensioni tali perché tu possa realizzare l'alloggio prima casa. Ok? Sì, aggiungo Fabrizio che questo tipo di disciplina, che come vedete, e come abbiamo anche già discusso quando adottammo il piano, favorisce il recupero dell'edificato storico,
è anche il punto di equilibrio che, diciamo, a suo tempo è stato trovato rispetto alle regole del PIT della Regione Toscana. Se voi leggete il piano strutturale, sin dal piano strutturale si diceva che i fenomeni, diciamo, di utilizzazione residenziale dei beni nel territorio rurale andavano sostanzialmente parametrati a una serie di regole che ci consentissero, da un lato, il rispetto dell'ambiente, dall'altro lato, obiettivi, come dire, di recupero di quel patrimonio che ha più qualità e che spesso coincide poi anche con, no, le nostre frazioni collinari, paesi, eccetera, eccetera. Ecco perché sin dall'adozione la nostra normativa, diciamo, sul territorio rurale, dal punto di vista del mutamento della destinazione d'uso residenziale, ha retto nel confronto con la soprintendenza, con la Regione Toscana, perché c'è questo equilibrio, perché noi abbiamo allargato moltissimo le maglie sull'edificato storico, proprio proponendolo anche alla Regione come una politica volta a consentire il recupero dei nostri borghi, mentre sull'edificato sparso di recente formazione, dove dentro ci sono anche cose a volte molto brutte, no? Condonate, eccetera, lì abbiamo, come dire, convinto la Regione che ci poteva essere una politica di recupero, ma legata alla prima casa. Questo è l'equilibrio che abbiamo tenuto. Tra l'altro, così lo anticipo, i 15 anni ce li chiese la Regione Toscana, perché noi arrivammo con una proposta che era 10 anni e la Regione ci disse no, insomma sarebbe meglio 15 ai fini del mantenimento della residenzialità per gli edifici recenti che fanno il cambio d'uso. Quindi, come ho avuto anche modo di dire in varie occasioni a più persone, guardate, mentre sul territorio urbanizzato la libertà di scelta del comune è molto significativa, non c'è niente da dire, nel territorio rurale il mantenimento di questo equilibrio, che poi può avere degli aggiustamenti, ci mancherebbe, però è fondamentale per la buona riuscita del piano, cioè per arrivare in fondo sereni del fatto che il piano verrà approvato, perché vi ricordo che la votazione delle osservazioni in consiglio comunale ci sarà una conferenza dei servizi finale con la soprintendenza in particolare e con la Regione Toscana, che valuterà alla fine di questo percorso come ci si arriva in fondo. Il mantenimento di un equilibrio sul territorio rurale è fondamentale per arrivare bene in fondo al piano, perché se si dovesse valutare a un certo punto, cioè se altri dovessero valutare che noi questo equilibrio non l'abbiamo mantenuto, insomma, si rischia di mettere a repentaglio la buona riuscita del piano operativo. Quindi questo è l'equilibrio che è stato trovato, che Fabrizio raccontava bene. Ora, come diceva Michela, poi diventa molto importante il tema della classificazione, perché chiaramente da quella passano tante possibilità o meno, e quindi su quello ci vorrà massima attenzione. E altre cose che eventualmente si volessero modificare, ripeto, vanno vagliate con grande attenzione, perché questo è l'equilibrio che ci ha consentito fino ad ora di arrivare bene a tutti i passaggi che abbiamo fatto. Tenete conto che con la prima casa, se ci sono le dimensioni minime, si fa il cambio d'uso di qualsiasi oggetto sostanzialmente. Quindi, purché ci siano le opere di urbanizzazione, purché non ci siano delle situazioni di pericolo, anche lì abbiamo dovuto mettere tutta una serie di regole di contorno, anche giustamente, no? Se c'è una zona di pericolo, non lo fai recuperare fini abitativi un immobile. Se non ci arrivano le opere di urbanizzazione, è complicato andare a vivere in un immobile. Quindi poi ci sono quelle condizioni al contorno che abbiamo discusso tante volte. Ma questo è per dire soltanto che ha retto questo schema, ecco, cioè aiutiamo il patrimonio storico con maggiore ampiezza di opportunità di intervento, e sul patrimonio recente, dove ci sono anche cose, no, brutte, diciamo così, favoriamo una capacità di recupero, ma diversa, perché il patrimonio storico dovrebbe essere quello che viene incentivato di più ai fini del recupero. Questo schema retto
e non era scontato. Jacopo lo sa bene, ci ha lavorato in certi ambiti rispetto, diciamo, al fatto che poi una normativa di questo tipo venga considerata adeguata al PIT della regione Toscana. L'ho fatta un po' lunga, ma almeno ci Sì. risparmiamo una serie di. Ti volevo chiedere una cosa questi fabbricati storici, no? Per poter essere trasformati in abitazione, che Sì, dimensioni debbono avere? quelle che Non me abbiamo visto negli lo articoli. ricordo, quant'era? 20, quant'era? No, allora, ai fini della prima casa è 40 metri quadrati. Ai fini, mi No, pare, no, della. scusa, ho capito, ma perché lì si dà il bonus si arriva a 40, quindi deve avere una dimensione minima di almeno 25 metri. No, allora, dipende se sei uno o se sei due. Sì. L'ufficio che fa, insomma, Manola, Fabrizio, correggetemi se sbaglio, eh? Dipende se sei uno o se sei due. Se sei due puoi cumulare l'ampliamento con, diciamo, il cambio d'uso, va bene? E quindi se sei due, sì, secondo me bastano 25 metri quadrati, perché puoi fare l'ampliamento e fare il cambio d'uso, sì, direi di sì. Direi di sì. Mi sbaglio? No, no, va bene. Poi c'è anche. Manola. No, sì, no, no, va bene. Poi c'è il discorso dei requisiti igienico-sanitari della Naturalmente. parte preesistente, insomma, però va bene. Fabrizio. Scusate, mi ripetete la domanda per favore perché ho avuto un messaggio e devo rispondere urgentemente. Cioè, Riccardo dice, con il fatto che nel patrimonio edilizio storico con il 2 si fanno 30 metri quadrati di ampliamento, Sì. diciamo, la capacità di intervento può anche partire da un'unità immobiliare molto, molto piccola. Sì, Esatto, sì, sì, esattamente. naturalmente. Correggetemi se sbaglio, per fare 30 metri quadrati di ampliamento devi avercela una destinazione d'uso, diciamo, che te li consenta quei 30 metri quadrati, e quindi in particolare, se non vado errato, residenziale, perché mi pare che quello abbiamo previsto nel 2, e quindi comunque sia. Normalmente, Riccardo, si fa riferimento a oggetti che quantomeno sono condonati, ecco, che non sono, ovviamente non possono essere pertinenze, e poi se sono classificati due vuol dire che gli si è riconosciuto un certo valore tipologico, altrimenti non potrebbero essere classificati due. Perché, scusate, almeno chiariamo il meccanismo, i 30 metri quadrati, possiamo andare all'edificio 2, Fabrizio? Quindi anche se è 10 metri l'edificio. Sì, ma 10 metri un edificio normalmente non esiste, capito Riccardo? Un edificio di 10 metri normalmente è una pertinenza e quindi non è un edificio, ok? Faccio questa domanda non a caso. Cioè, io ho sentito, parlando con una persona, dice, c'ha questo, non so nemmeno come definirlo, edificio, non lo so. Che è 15 metri quadri, a me mi ha chiesto: ma ci può venire una prima casa? Io onestamente ho detto 15 metri Se è quadri. storico, scusa Riccardo, se è storico, è classificato 2, ampliando di 35 metri quadrati, se è circa 10-15 metri quadrati, fermo restando appunto le verifiche di natura igienico-sanitaria, siccome la dimensione dell'alloggio sociale mi sembra sia 40, sì, la risposta è sì. Se non c'è l'altezza, ecco. Sui requisiti igienico-sanitari è un problema grosso che va risolto nel regolamento edilizio e nel regolamento di igiene, chiedendo le deroghe all'AS, caso per caso. Noi non ci possiamo fare nulla perché lì c'è un decreto ministeriale 75, inderogabile, che il governo fa tutti i decreti di semplificazione. È 20 anni che tutti i collegi, geometri, architetti, ingegneri chiedono che venga abrogato questo maledetto decreto del 75 che impedisce quello che dici te, cioè che dice che ci devono essere requisiti di altezza, aeroilluminanti, eccetera, eccetera, che possono essere solo derogati col parere dell'AS, che l'AS non dà mai. Su cui però quindi finché non c'è
un provvedimento di natura legislativa o diciamo, un funzionario dell'ASL agile, diciamo un po' proattivo, sono un po' difficili. Questo Però io devo dire per onestà. salvo i condoni, come diceva Simone, cioè salvo che nel frattempo non sia stato condonato in civitabitazione, perché poi appunto c'è una serie di concatenazioni, oppure che non abbia in origine una civilabitazione perché storicamente è stato costruito magari prima del 42, prima del 67, c'aveva il numero civico, c'aveva già, era già utilizzato come abitazione, capito? Però guardate, poi Fabrizio Cinquini e Manuela Bonari sono qui, ripeto, intervengono tutte le volte che io sono impreciso, dico delle cose sbagliate. È molto difficile, cioè, siccome gli edifici 2 sono edifici a cui si riconosce una qualità, perché se no non sarebbero classificati 2, è molto difficile che si creino situazioni del tipo che dici tu, Riccardo, perché normalmente gli edifici molto piccoli sono figli del condono e quindi sono figli di fenomeni molto più recenti e molto più degradanti. Cioè, normalmente te trovi queste situazioni su un'edilizia, diciamo, recente di meno qualità. Quindi, davvero qui se trovi un piccolo edificio classificato 2 vuol dire che sei di fronte a un patrimonio storico, no? Che ha senso mantenere in vita, recuperare, incentivare. Ecco, la maggior parte dei fenomeni che noi abbiamo sul nostro territorio, parlo dei condoni, riguarda fenomeni più recenti. Dopodiché, qualche caso così probabilmente c'è, ma allora c'è una qualità che l'amministrazione riconosce e di cui incentiva il recupero. Un po' questo è il senso. Vabbè, come già diceva Fabrizio, il tema igienico-sanitario noi lo stiamo approfondendo nel regolamento edilizio, cercando anche di capire l'ASL rispetto ad alcune esperienze fatte da altri comuni, se ci viene dietro. Quindi è il tema delle deroghe ad alcuni parametri igienico-sanitari definiti dalla legge, in un contesto nel quale oggi le condizioni igienico-sanitarie, con lo sviluppo delle tecnologie, no? Si possono assicurare anche in modo diverso da un tempo, cioè è chiaro che un tempo non c'erano le possibilità che ci sono oggi di ricambio di aria. Pensate a tutto quello che oggi si può fare in termini, che ne so, appunto di ricambio d'aria, mi viene in mente, no? Quindi lo stiamo approfondendo nel regolamento edilizio questo tema, ne riparleremo lì. Però ecco, per poter avere 35 metri quadrati di superficie edificabile di ampliamento, cioè i 30 di superficie utile, per capirsi, devi avere comunque una destinazione d'uso assentita, tra l'altro, ecco, in una condizione appunto di qualità del tessuto che viene riconosciuta. Allora, andiamo a vedere le osservazioni. Simone, in Sì. buona Siamo a sostanza, 48. il mutamento di destinazione d'uso, tanto per sbaragliare il tavolo, quindi implica che la porzione originale che eventualmente godrebbe di questo ampliamento deve essere già dal punto di vista igienico-sanitario a posto. Quindi il mutamento di destinazione d'uso degli immobili esistenti sarà ben poca cosa, cioè sarà risicato perché si tratta di un ampliamento di fatto di quelle che sono già civili abitazioni, perché ce n'è ben pochi di fabbricati negli storici che hanno 2,70 in rapporto all'illuminante soddisfacente. Certo, ma non necessariamente, scusa se mi permetto, Infatti. perché potendo ampliare i 35 metri quadrati, siccome l'ampliamento te lo puoi fare dell'altezza che vuoi, cioè quindi puoi metterti la condizione per cui i vani che ti servono di agibili o abitabili li fai nella porzione in ampliamento e utilizzi, diciamo, i vani storici per funzioni accessorie, mi segui? O complementari al vano principale. Quindi è difficile, va visto caso per caso. Qui diciamo l'aspetto del progetto, cioè come il tecnico di volta in volta si approccia al progetto e sfrutta le occasioni che gli vengono date, le norme del piano operativo, è rilevante, è determinante, capito? Non si può, è difficile fare un caso, come dire, Caso tipo, classico.
Caso tipo, vabbè. Allora, articolo 48. Qui le osservazioni presentate risultano. La 36 la stavo infatti, l'avevo incominciata, ma non l'abbiamo esaminata. Allora, 36. Allora, qui in realtà il cittadino sull'articolo 48 dice che non era chiaro il testo perché appunto chiedeva al cittadino di capire a che condizioni il cambio di destinazione d'uso fosse possibile, il cambio di destinazione d'uso in residenziale. L'ufficio lo accoglie parzialmente precisando il testo dell'articolo 48, quindi poi vedremo sul, proprio sul cambio d'uso, cioè sul tema che abbiamo trattato fino ad ora, come è stata affrontata questa osservazione. Poi 100, osservazione numero 100, questa è accolta nella proposta di ufficio. Ecco, qui sostanzialmente ci avevano messo in evidenza l'osservante che sembrava dal testo della norma che la demolizione dell'edificio per poter fare la destinazione d'uso residenziale per prima casa fosse sempre necessaria. E quindi l'osservante ci dice: no, ma se uno non demolisce, che vuol dire che previa demolizione dell'edificio? Non è detto che la demolizione dell'edificio ci sia in un intervento anche no, di cambio d'uso, che può essere anche conservativo, e questa osservazione è stata accolta perché effettivamente in questo punto la norma era scritta male, cioè la demolizione è un'eventualità ed è in quel caso, poi lo vediamo nel testo della norma, che c'è il limite degli 80 metri quadrati, viceversa se c'è un intervento di tipo conservativo ovviamente la demolizione non c'è e non ci può essere quindi neanche una richiesta di riqualificazione del tessuto edilizio nel senso del limite di superficie. 100, l'abbiamo vista ora appunto, 139. Il numero, scusa? È la 139. Allora, qui ci viene posto un problema che riguarda la superficie minima della casa dell'immobile, scusate, adibita a prima casa. Di considerare la superficie utile e non calpestabile, e questa vedrete che l'abbiamo accolta perché avete visto il taglio minimo degli alloggi è tutto in superficie utile, e poi si chiede una serie di cose dal punto di vista degli interventi pertinenziali. È parzialmente accolta perché la prima parte è accolta, la seconda invece, quella degli interventi pertinenziali, abbiamo detto, come abbiamo sempre fatto, che è rinviata la disciplina, la definizione della disciplina è rinviata al regolamento edilizio. Poi 228 è l'osservazione del Collegio dei Geometri. 228,
Allora, qui c'è la richiesta di prima, cioè inserire l'articolo 79, ma Fabrizio ci ha spiegato. Poi c'è la richiesta di sostituire all'articolo 49 e l'articolo 48, e questo sicuramente sarà stato fatto perché è l'errore di prima. Poi c'è la richiesta di ridurre da 15 a 10 anni il periodo di validità della convenzione per il mutamento di destinazione d'uso residenziale, che è il tema che avevamo anche discusso prima, ampliare la dimensione della resede da 30 a 50 metri, aggiungere specifica che il beneficiario del mutamento di destinazione d'uso può altresì essere soggetto terzo che acquista l'immobile esistente e si impegna per sé o per altri a realizzare la prima casa. Vedremo poi che questa serie di richieste in parte è accolta, e quindi poi andiamo a vedere nella norma cosa, diciamo, è stato accolto e cosa invece non è stato accolto. Quindi ricapitolo: articolo 79, ma ne abbiamo già parlato prima, riferimento all'articolo 48 invece che all'articolo 49 sicuramente è stato corretto, il tema della durata della convenzione, la larghezza della resede e la possibilità di individuare con una certa libertà il beneficiario delle politiche per la prima casa. Poi, osservazione 470, osservazione 470, il punto 2 ci interessa. Sì, ci pone il problema che ci hanno già posto altri cittadini, cioè che avevamo messo, no, che l'intervento si poteva fare previa demolizione e con una superficie massima di 80 metri quadrati. Chiaramente il cittadino ci dice: ma nel caso in cui io non demolisca, ho una superficie legittimata, non vedo il perché non posso utilizzarla tutta, anche perché non sono obbligato a demolire, nel senso che il piano non mi obbliga, no, su questo tipo di patrimonio in generale a demolire, posso anche fare interventi conservativi. Vedremo che su questo punto la norma è stata accolta. Ci sono altre richieste che non riguardano l'articolo 48 e che hanno portato, diciamo, al parziale accoglimento, ma su questo punto è accolta. 543, si chiede di facilitare chi decide di stabilire la propria prima casa nelle colline di Camaiore. Ci sembra parzialmente, abbiamo scritto parzialmente accolta, perché appunto sono quei casi in cui, come spiegava Fabrizio Cinquini un paio di commissioni fa, si cerca di interpretare la volontà del cittadino e quindi, come dire accolta totalmente ci sembrava imprudente, ma parzialmente accolta sì, perché la disciplina sulla prima casa c'è. A questo punto possiamo andare direttamente sul testo dell'articolo 48. Fabrizio, e scorriamo le varie modifiche. Oh, vedete, questa è la prima modifica importante. All'inizio era prevista la demolizione dell'edificio, quindi con l'obbligo poi, no, sempre
di avere una superficie che fosse 80 metri quadrati al massimo. Invece adesso prevediamo che se si fa un intervento conservativo basta che non ci sia aumento di superficie edificata esistente, non c'è un obbligo di demolizione ovviamente. Invece nel caso di mutamento di destinazione mediante la categoria della ristrutturazione edilizia ricostruttiva, allora in quel caso l'intervento di demolizione deve portare ad un edificio che non abbia una superficie edificabile superiore a 80 metri quadrati e la superficie edificabile eventualmente eccedente non potrà essere ricostruita. Questo è la disciplina. Simone, scusami, ma se c'è un edificato che non ti risulta, ma e gli lasci la volumetria, e sono d'accordo, perché è legittima e non la tiri giù. Ma se te demolisci e ricostruisci, ma demolisci lo stesso una cosa legittima, no? Giusto? Sì. Perché demolisci una volumetria legittima, no? Ma perché non puoi ricostruire la stessa volumetria se era legittima? Perché in alcuni casi, Michele, abbiamo volumi molto grandi, anche diciamo molto impattanti sul territorio, a volte anche in stato di degrado, e quindi siccome non era scontato dal punto di vista della compatibilità col PIT della regione Toscana consentire interventi di questo tipo che arrivano fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, cioè alla demolizione e ricostruzione, diciamo la cosa che noi abbiamo fatto, insomma abbiamo voluto diciamo mettere in evidenza per avere questo equilibrio, no, tra territorio, tra diciamo possibilità di recupero e ambiente, è quella di comunque avere una superficie massima, perché se sono politiche per la prima casa, una superficie di 80 metri quadrati è comunque una superficie insomma più che dignitosa per no, anche delle realtà familiari. L'unica cosa che mentre parlavi diciamo così, forse va ragionato tutto, ci mancherebbe, ma forse una cosa che dà ancora di più nell'occhio su questo, se volete un approfondimento lo facciamo, è che noi la indichiamo in superficie edificabile, no? Questi 80 metri quadrati. Forse, visto che le unità immobiliari, il taglio minimo degli alloggi l'abbiamo indicato in superficie utile, forse si potrebbe fare uno sforzo e indicare la superficie utile, tanto più che poi il fenomeno delle pertinenze verrà disciplinato da regolamenti edilizio, perché quantomeno gli 80 metri quadrati sarebbero, insomma, riguarderebbero proprio la parte dell'immobile utilizzabile. Se volete su questo una riflessione la possiamo fare. Il resto mi preoccupa un po' di più, Michela, perché c'è da tenere quell'equilibrio che ti dicevo rispetto al PIT della regione Toscana. Ma io infatti questo discorso l'avevo capito, Simone, ma riesco a capire, no? Come mi dicevi prima, se uno ha un edificio, no, che sì, lo mantiene, come dicevi te, e non lo tira giù, perché è un edificio che effettivamente può essere conservato, quindi se ha più metraggio, allora recupera quello. Se è sì, 130 metri, recupera quello. Sì, sì. Se fosse anche 160 lo recupera. Sì. Se fa un intervento. Ma è lì, Simone, che non vedo la giustizia della cosa, no? Per dirti, te dici no, se c'è un edificio grosso, ma metti che uno abbia la fortuna allora ad avere un edificio di 300 metri. No, non succederà, no? Ma allora quello, un edificio legittimo di 300 metri, messo bene, che ha la fortuna ad avere, quello me lo recupera tutto. Un altro che ha lo stesso, un edificio, purché
sempre legittimo, magari messo un po' peggio, che però ci avrebbe da tirarlo giù, quello allora non me lo può ricostruire. Anche se era lo stesso edificio legittimo, magari ci ha fatto le tasse, dove magari ci ha fatto le tasse lo stesso. Ma nel caso di mutamento di destinazione d'uso, attenzione, non facciamo confusione, quindi qui si tratta non di un'abitazione, perché se c'è un'abitazione la può buttare giù e ricostruire come cavolo gli pare, della dimensione che gli pare. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè di manufatti che non sono abitazioni, ancorché condonate, quindi sono magazzini, edifici produttivi, chi più ne ha, ma non residenza, che qualora vogliono mutare di destinazione, quindi diventare abitazioni, perché se no, vi ricordo, no, oltre una certa dimensione si configura la lottizzazione a abusi, va. Cioè, oltre una certa dimensione, non si può, siccome superata la dimensione dei 100 metri quadrati, io potrei fare, se ho 200 metri quadrati, tre villette, non si può fare perché ha lottizzazione abusiva. Cioè, io non posso abbattere un capannone e sostituirlo facendoci tre villette, perché è lottizzazione abusiva. Perché lo dice la legge dal 1942, cioè non da ora, capito? Questo non è mai ammissibile. I comuni che l'hanno fatto, tant'è che rischiano tantissimo, perché è un'interpretazione troppo estensiva della legge del 42. Quindi è questo il punto. Cioè, se io ho già una villetta, ancorché brutta, sgangherata, ma è una villetta condonata di 300 metri quadrati, ci puoi fare quel che ti pare, perché non è un mutamento di destinazione d'uso. Qui stiamo parlando di altre cose, cioè di capannoni, magazzini, cioè di altri manufatti, che nel momento in cui, se vogliono rimanere capannoni, magazzini e manufatti, rimangono la dimensione che gli pare e fanno quello che vogliono. E se mutano di destinazione, quindi diventano residenziali, che devono stare a una dimensione che noi abbiamo ritenuto oggettivamente congrua in 80 metri quadrati. Poi si poteva discutere se invece di 80 poteva essere 100, 90, ma quella è. Cioè non si può, da un capannone fa tre villette, se ne può fa una. E questo Fabrizio, è tutto, mi fai provare a spiegare una cosa che te hai dato per scontato, ma che forse i commissari... a parte diciamo Jacopo e Alberto che sono dei tecnici, forse gli va spiegata un po' diciamo in modo più articolato. Allora, i fenomeni di demolizione e ricostruzione sono molto vicini ai fenomeni di nuova edificazione, eh? Cioè, se voi prendete il testo unico dell'edilizia, che è la normativa nazionale, nella normativa nazionale la sostituzione edilizia non esiste neppure. Si va dalla ristrutturazione edilizia alla nuova edificazione. Quando io demolisco un volume e poi dopo ricostruisco, diciamo, siamo in un fenomeno che è molto vicino alla nuova edificazione, molto vicino alla nuova edificazione. Mentre quando io faccio un intervento conservativo a parità di superficie e di volume, siamo nel campo della ristrutturazione edilizia. Quindi, secondo me, la risposta alla Michela è, poi ripeto, Fabrizio e la Manola sono qui, che mentre nel primo caso, Michela, la norma mi regge, no? Perché io posso dire alla Regione o al Ministero dei Beni Culturali, ma qui fa un intervento conservativo, non è nuova edificazione, mi fa un intervento conservativo, ce l'ha già la scatola, la ristruttura, la risistema, fa una manutenzione straordinaria, ma è un intervento di carattere conservativo. Quando invece io dico ti consento di demolire, siamo molto vicini alla nuova edificazione, cioè quella che Fabrizio chiamava lottizzazione. E allora lì si va in un crinale pericoloso, perché c'è un limite che è quello del territorio rurale. Allora invece poter dire no, ma io ti faccio demolire, ma ti faccio però ricostruire una parte del volume, perché do una finalità sociale e ambientalmente compatibile a questo intervento, perché 80 metri quadrati comunque è un'abitazione, come dire, che ha una sua, no, grandezza, che può essere funzionale, diciamo, alle esigenze di una famiglia. Ecco, questa operazione, cioè di ridurlo il volume dentro un contesto di riqualificazione ambientale, è quella parte della norma che ci ha consentito, come dire, di superarlo questo ostacolo, di non andare oltre quel limite per il quale si rischia la cosa che dicevo prima, cioè si rischia di compromettere tutto il piano. Capito, Michela? Quindi te dici, ti fa un'ingiustizia.
sono diverse le cose dal punto di vista edilizio proprio, ecco. Volevo aggiungere allora, una come cosa. Vai Manola. No, per farti capire, in questo articolo rientrano, Michela, tutti i manufatti che sono precari. Fino ad oggi i manufatti precari nel regolamento urbanistico non potevi fare il cambio d'uso, va bene? Se non sempre per prima casa. Ora, qual è il ragionamento? Che, come diceva Simone, noi ci abbiamo un pochino una certa casistica in mente, tanti manufatti che derivano anche da condono, fatto con materiali di tipo precario, cioè pali, pannelli, cioè di tipo misto così, hanno molte volte una grande dimensione, capito? Ora, chiaramente non tutti, ci sono sempre casi particolari. E questo è per questo ragionamento che faceva sia Fabrizio che Simone, capito, è stata pensata la norma in questo modo. Ok, allora come diceva l'assessore, cerchiamo perlomeno questi 80 metri di farli diventare, come diceva lui, superficie utile, insomma, 80 metri proprio vivibili, come vi posso dire. Insomma, io me ne intendo. Se siete d'accordo con questo aspetto qui, come abbiamo fatto in altri casi, lo mettiamo da parte, ne facciamo oggetto di approfondimento e ne riparliamo. Potrebbe avere un senso perché abbiamo indicato, diciamo, le unità minime, no, degli alloggi in superficie utile. Ecco, siccome qui alla fine l'operazione è dare una possibilità di utilizzo di una certa superficie, potrebbe avere un senso. Però ragioniamoci, perché di contro c'è il fatto che stiamo disciplinando un fenomeno comunque di demolizione e ricostruzione. Quindi la butto lì, ma ci va ragionato un attimo, va bene? Segniamocela per questa cosa. Ha detto Antonella di appuntarsi articolo 48.4, eventualmente ripensare superficie edificabile in superficie utile. E poi ci riflettiamo. Andiamo avanti. Altre non modifiche? C'è altro, Simone. No, volevo dirvi questo, ne avevamo però già parlato, non è in questo articolo, è in un altro articolo. Allora, la questione dei 15 anni o 10 a noi ci fu posta dalla Regione, per me non ci sarebbero problemi a diminuire la durata della convenzione da 15 a 10 anni, per me non ci sono problemi, però sin dall'adozione del piano... Anzi, se non ricordo male, sin da quando abbiamo introdotto questa novità la prima volta nel regolamento urbanistico, la Regione ci pose questo problema, insomma, che ce lo disse proprio il funzionario della Regione che istruisce questo tipo di pratiche, insomma, chiedevano 15 anni invece che 10, sempre per cercare questo equilibrio che sul territorio rurale va mantenuto. Sul fatto che si possa... fare politiche della prima casa individuando un soggetto qualsiasi diverso dal proprietario, questa cosa onestamente non regge. Noi l'abbiamo già visto in un altro articolo, l'abbiamo legato fino al quarto grado di parentela, ai coniugi separati, alle persone unite in unione civile, però è chiaro che se vogliamo fare delle politiche serie per la prima casa non si può dire che il proprietario la casa lo venda a chiunque, perché quella lì non è più una politica per la prima casa, parliamoci chiaro. Se un immobile è liberamente vendibile sul mercato, non è una politica legata alla prima casa, perché poi purtroppo i fenomeni di residenze false, eccetera, sono purtroppo frequenti. Quindi... Scusa, a proposito di questo, no, penso tu ti riferisca a quel ragionamento che era introdotto dall'osservazione del collegio dei geometri. Esatto, esattamente. Ora mi domandavo se la leggessimo invece come intervento edilizio, cioè non so come dire, come operazione imprenditoriale, no, che lega la compravendita di fabbricati la loro trasformazione alla realizzazione di prima casa per qualcun altro.
altro. Perché mi sembra che nella seconda parte dell'osservazione si richiami a una convenzione prima casta di fatto non cedibile, capito? È come se fosse scorporato il soggetto che investe da quello che ci abita. Poi però l'osservazione non l'ho fatta io e neanche l'ho istruita, quindi non so se la interpreto in un modo diverso da quello che era la volontà del collegio, che se era quello che dice, sono d'accordo. Però mi domando, se siamo di fronte a un'operazione imprenditoriale, per cui abbiamo un soggetto che acquista dei fabbricati, li riconverte cambiandone d'uso, comunque trasformando, e poi ne assegna sul mercato, diciamo, no? La prima casa a famiglie che effettivamente alle condizioni che abbiamo stabilito ne hanno, ne godono, ecco, volevo capire se il piano in questo senso prende una posizione o meno. Allora, Jacopo, se non dico una sciocchezza, e però lo verifichiamo, quindi sto ragionando a voce alta e potrei sbagliarmi, la cosa che dici te è possibilissima già, nel senso che, diciamo così, è nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia che si guarda chi è il soggetto proprietario, ok? Quindi, io che sono senza casa, che compro quell'oggetto e poi chiedo per me e la mia famiglia la possibilità di farci il cambio d'uso, lo posso fare. Non è che si guarda alla proprietà ad una certa data, ok? Quindi quella cosa che dici tu, ora Sì. ripeto, salvo che non mi sbagli io e lo controlliamo, è fattibile già, no? Io sono proprietario di un bene e non ho bisogno della prima casa. Arriva un soggetto che invece ne ha bisogno, lo compra da me e poi va in comune a chiedere la possibilità di realizzarci di per sé la prima casa. È assolutamente fattibile. Quello Sì, io che non è fattibile è: io sono proprietario di 10 case e chiedo la prima casa da proprietario per qualcun altro. Insomma, non ha nemmeno, no, credo, l'ufficio mi questa corregga se sbaglio, non è che si è guarda. un'eccezione importante, Simone. In tutte le schede norma, noi ammettiamo, laddove è prevista la residenza normale, la possibilità, se il proprietario richiede di farla convenzionata o addirittura sociale, di ridurre la dimensione delle unità e di derogare dal numero degli alloggi. Quindi, se io sono un imprenditore che di lavoro fa proprio quello che dice Jacopo, cioè fa investimenti sul sociale, vende le case, eccetera, eccetera, lo può fare quello che dice Jacopo proprio in tutte le schede norma dove è prevista la residenza, perché addirittura gli deroga il numero delle unità e la dimensione dell'unità. Ok? E questo mi torna, la domanda che mi ponevo era quello che dice Simone in sostanza, ma con un titolare che in realtà non sarà il soggetto che andrà a abitare. Però Quindi. è una complicazione, Jacopo, secondo me poco utile, nel senso che se è come dico io, verifichiamolo, ripeto, verifichiamolo, francamente non ha molto senso dal punto di vista pratico, no? Perché se io ho una persona che ha bisogno della prima casa e ce la può fare l'operazione della prima casa, lo compra l'immobile e poi va lui a chiedere il permesso, diciamo così, no? Però no, Faranno una compravendita condizionata, faranno, cioè, onestamente mettersi lì a far individuare, no, al proprietario un soggetto diverso e poi te individui un soggetto diverso, ma gli cederesti la proprietà. E allora tanto vale che tu gliela ceda la proprietà, no? E buonanotte. Non so se mi seguite nel ragionamento, se non mi sfugge qualcosa a no, me. io, a me mi sfugge qualcosa, Simone, scusami, Te hai detto che il proprietario è ammissibile, la prima casa dal proprietario e fino a 4 gradi di parentela. Scusami, eh. Allora, se il proprietario vende la casa a una persona che non è parente, questo qui, la prima casa, ce la può fare? Allora, E lui sta qui, metti una persona che sta qui. Io ho una casa, no? Va bene, la vendo a una persona che non è mia parente, la vendo a uno di Pistoia, a uno di Firenze. Questo qui viene e ci fa la prima casa, ce la può fare? ma te non hai una casa. Qui stiamo parlando del cambio No, d'uso, Rudere, ok? un Facciamo finto che si può. un esempio, facciamo un esempio. Io sono proprietario di un immobile, no?
che ha una destinazione d'uso non residenziale. È nel territorio rurale ed è recente. E mi accorgo che ci sono tutte le condizioni, come dici te, per il cambio d'uso. Ah, però per quelli che hanno bisogno della prima casa. Ok? Ora dire che se viene una persona che vuole acquistare quel bene da me perché lui ha bisogno della prima casa, io quel bene glielo venderò, quella persona acquisterà, no, l'immobile, e poi sarà lui, una volta che ha acquistato l'immobile, ad andare in comune e a chiederci di farci un intervento per la prima casa. Ah, ecco, ma lo può fare. Pensavo che io lo potessi solamente o fare io o che lo potessero fare fino a 4 gradi di parenti miei. Come ti posso dire? Ti faccio un esempio. Perché il primo caso è il cittadino estraneo, no? Al contesto familiare. Per cui se lo compra l'immobile, buonanotte. Ma se te c'hai il figliolo, la figliola, la sorella, ci potrebbe anche essere che non glielo vendi, no? Magari gli dai un diritto d'abitazione. Allora lì noi abbiamo previsto che tu lo indichi, no? Cioè te dici, io ho la casa. A me non mi serve la prima casa, ma mi serve al mio figliolo, e indichi chi è il beneficiario, perché lì non è detto che ci sia una compravendita a monte. Mi sono spiegato? Ripeto, sto ragionando a voce alta. Se mi sbaglio, la Manola e Fabrizio mi correggono, però noi non abbiamo scritto una norma che prevede che devi essere proprietario ad una certa data. Devi essere proprietario quando presenti la pratica. Ci siamo? Vi torna a tutti, lo dico all'ufficio. Sì, torna. Ti torna Fabrizio? Sì, esattamente, sì. Non è che siamo qua. Quindi diciamo, quell'esigenza che poneva il Collegio dei Geometri, secondo me, rispetto a un terzo estraneo, è assorbita dalla norma, perché la vendibilità del bene a monte c'è, ok? Sì. Ok. Ascolta Jacopo, io lo sai... Sì, Riccardo, infatti prima che tu te ne vada, perché... Prima di cominciare la commissione ha chiesto la possibilità di interrompere i lavori alle 6 per la sovrapposizione che c'è con la quarta commissione. Ci mancherebbe. Ora però, in ragione del fatto che la prossima commissione è programmata per dopodomani, giorno in cui c'è anche il Consiglio Comunale, che insomma ha un ordine del giorno piuttosto lungo, la proposta di maggioranza era quella di aggiornare la Commissione a una data contestuale alla settimana in orario di mattina. È vero o no? Giusto? Sì, ho detto. Lo dico al commissario di maggioranza, perché... Sì, perché effettivamente non è che si può alle 3 cominciare la commissione e finirla alle 6 e mezza. Alle 6 e mezzo cominciare il consiglio comunale e andare a mezzanotte. No. Troppo impegnativo. Simone, per me nella prima parte della mattinata va bene un paio d'ore di lavoro, perché poi... alle 11:45 io devo essere per un'udienza, insomma, in tribunale. Però della giornata di? No, io guardavo il giorno, perché hai detto la mattina, no? Giusto? La mattina di giovedì, per esempio. Esatto, io facevo riferimento a quella, giovedì mattina. Va bene. Scusa, giovedì domani l'altro, per capire. Giovedì invece, domani l'altro invece del 30. Alberto, scuote la testa. Semplicemente. No, oggi è lunedì, non domani l'altro. Sì. Giovedì. Alberto, dicevi? Semplicemente perché la mattina sono aperti gli uffici edilizia dei vari comuni e non è che abbiamo questa abbondanza. È aperto anche Viareggio, è aperto Pietrasanta. E ci sono degli appuntamenti già presi. Andiamo a lunedì prossimo, se mercoledì la possiamo fare, vorrei dire che saltiamo qualche giorno e manteniamo, ormai uno si è organizzato con lunedì e il mercoledì, la mattina diventa difficile, poi vediamo come uno si organizza.
Ragazzi, dobbiamo scegliere un po' noi. È chiaro che il mercoledì, lunedì e mercoledì sì, viene bene perché abbiamo anche 3 ore a disposizione, a parte queste sovrapposizioni che ci abbiamo, ma che comunque ci fanno perdere al limite un quarto d'ora nel caso di oggi. Ma effettivamente l'ordine del giorno che ci abbiamo mercoledì in consiglio è grosso, quindi insomma, non è immaginabile che si finisca nemmeno presto. Se si attacca alle 3 a fare la commissione. No, no, ma questo è ragionevole, ci mancherebbe. Ma per capire io, solo per saperlo, i pomeriggi di giovedì e di venerdì sono problematici? Abbiamo problemi con gli uffici, capito? Ok. E allora Allora andiamo. sembrerebbe la prossima settimana? A meno che venerdì mattina, ora io so che la segretaria ha problemi, ma come è successo già anche nel caso del piano strutturale e delle adozioni, Stefano poteva fare da supplente. Io vi devo lasciare io perché devo andare in commissione di là. Quindi Vieni, tanto come Stefano, stai messo. dici come stai messo? La mattina di venerdì ti può andare bene uguale? Riccardo. A me dicevi? A me sì, a me credo di sì, non credo di avere problemi. No, no. Allora lo verifichiamo con gli altri. Va bene, ti si fa sapere sul gruppo della commissione. Ok, via. Ciao a Ciao, tutti. Carlo.